Sentivi una sigla perché c'era la sigla. Quello che state ascoltando è Fumble. È Fumble. Modalità Fumble. 9, 10, ho perso il conto. Non so più quante volte ho rigirato questa stanza ormai. Modalità tutto quello che non funziona può andarsene a fanculo. Tutto ciò che ti tiene fuori dal manicomio, lui... Beh, però questa stanza è sempre più imbottita, se vedi. Secondo me la sto imbottendo da solo. Quando la troviamo con una camicia di forza non sappiamo come se l'è messa e come l'ha chiusa. L'importante è che riesca a far funzionare il mix. Esatto, poi... adesso il setup è completo. Non ho più bisogno di voi. E ci sono tipo dei cartonati con le nostre facce. Okay. L'ultimo sigillo è stato infranto. Ma Claudio, perché ti sei legato? Non c'è più bisogno che io mi muova, perché ormai questa stanza è perfetta, non devo più uscire da qui. Bentornati a Fumble. Bentornati a Fumble, il podcast di giochi di ruolo di QWERTY.it. QWERTY.it è il network di podcast più figo in Italia. QWERTY fa anche un'altra cosa, cioè il 7 maggio fa il famoso corso sui podcast qui a Milano all'Open. Ah, i due. Quindi le iscrizioni sono aperte, trovate il link su QWERTY.it, trovate il link su Facebook, trovate il link su Twitter di QWERTY, probabilmente anche di Fumble, crediamo di averlo ritwittato. Ma nel frattempo andate sulla chat di Spreaker, così andate sulla parlare chat con di noi. Spreaker. E se non avete ancora Spreaker, registratevi adesso per parlare con noi, perché la chat di Spreaker è molto più figa di Twitter, perché rimangono le cose legate alla puntata e non si spargono in giro. Non è confusionario ed è un click la chat. Il più potete chiacchierare tra di voi senza dover mandare 70 tweet con i 140 caratteri. Poi non ha limite di... Anche perché 140 caratteri, quando poi scriviamo tra di noi, di solito 100 vanno via in tag. Esatto. One Eye 01, Dark Magus, matto. Hai finito di... E puoi scrivere... Che è un, soltanto è una compressione. Mordigian. Esatto. Porco Mordigian sempre. Esatto. Sempre e comunque. Stasera giochiamo a Dragon Age. Meno male, avevo voglia di menà, perché ho fatto un sacco di coda per venire qui. Sì, esatto, combattimento, subito. Esatto. Iniziativa. Ma siamo a Skyhold, l'Inquisizione. Attacco all'Inquisizione. Attacco all'Inquisizione, okay. Non mi danno da mangiare, attacco. Nessuno si aspetta un attacco all'Inquisizione. E facciamo crossover. Intanto salutiamo Mario, che può restare solo pochi secondi e ci ascolterà poi il podcast. E vabbè, ciao. Ti vedrai il video bello. Esatto, se funziona, perché con i video lo sapete che non abbiamo grande fortuna. Tra l'altro ci potete sentire su Spreaker o guardare su YouTube. Yeah, fate tutto insieme. Potete... No, non ve lo consiglio, tutto insieme. Potete, esatto, anche perché altrimenti ci sentite due volte, perché suppongo che su YouTube ci sentano anche. Eh sì, ci sentono. Beh, anche. Ma così potrebbero percepire come Manto vede la realtà. Ah sì, sì, è vero. E non gli auguro neanche questo in realtà. No, in effetti. È pericoloso in entrambi i casi. Manto è silenzioso e ci giudica con lo sguardo. Sono un... stronzo, no. Scemo, Shadow, Rirla, pazzo, osservatore. Vabbè, è bello che in realtà la mia persona ha tanti sinonimi. Ma è l'associazione di idee. No. Sei un manto. Era un brainstorm. Cioè, stavo facendo un focus group. Sì. Cosa pensiamo di Manto? Ed è solo lui nella stanza. Ah, io sì. Pensavo al vecchietto che guarda e giudica. Umarell? Ah, ecco. Io sono Umarell, il dio del vecchietto. Io Umarell. Il dio Umarell è... Farà il riassunto della puntata precedente? Farò il riassunto della puntata precedente, che in realtà la puntata precedente è stata fiasco. Ah sì? E abbiamo visto il passato di Richard, che ha distrutto Daenerys insieme a Rufus e a Rhaegar, un mago del sangue. Io in quella puntata tecnicamente non ho distrutto niente. Sì, sì, va bene. Il vecchio tecnicamente neanche io. Il vecchio bavuto campione del re, mi ricordo. Tecnicamente è stato un ragno gigante. Esatto. Molly. Ciao Molly. Ma prima ancora, invece, i nostri eroi hanno attraversato tutto il Ferelden per dopo aver salvato i custodi grigi. Sì. Dopo aver salvato i custodi grigi, hanno attraversato tutto il Ferelden per andare da Amarantin fino a Skyhold. Esatto. Dove c'è la sede dell'Inquisizione. Perché dobbiamo parlare con la vecchiaccia di merda. Che non è vero. Con la figlia raccomandata del portinaio. Allora, aspettate, aspetta. È la nipote. È la nipote. Nel senso che lui è lo zio, non il nonno. Ok, ok, perfetto. E è la nipote del capo del comandante dei custodi. Esatto. Ma quanto è bella la nipote del capo dei custodi. Ma quanto è bello il figlio comandante del dei custodi, di sì. Cui trovate la storia su YouTube, perché abbiamo caricato da cui trovate la milza su eBay. Probabile. Se volete, e se passate da un link
sul sito di Fumble. Ci fate guadagnare qualche soldo. Esatto, bravo, bravo. Se no, qwerty.it/associati, potete darci i soldi che volete. I soldi. Però è difficile che la prossima settimana il volume sarà basso. Veggente. Ma sai che Francesco ha dei poteri cosmici. Io mi nasco lo spazio vitale. Esatto. E sa che settimana prossima il volume sarà basso. Ma io perché non vedo questi commenti? Ah, sì, ok. Perché hai davanti un microfono. Sì, sì, sì. Perché non hai ancora imparato a leggere? Ah, senti, sono la C, penso. È quella a forma di sbarretta verticale, la C, no? Esatto. Bene, ok, allora sono la C. Ok, il audio. l'audio. Eravate arrivati a Skyhold, le guardie vi avevano fatto passare senza fare troppe storie. Sì, è vero. Siamo gli eroi del Ferelden. L'eroe del Ferelden è uno solo, è un altro custode. Sì, ma l'eroe del Ferelden non ha salvato i custodi grigi. Noi abbiamo salvato tutti i custodi grigi. In realtà l'eroe del Ferelden ha anche salvato i custodi grigi. Ma una cosa, la nostra meta non era Skyhold, era oltre Skyhold. Cioè dovevamo passare da qua, però poi dovevamo andare nell'Orlé a farci fare i pizzi ricamati. Esatto. A mangiare baguette. Eravate passati da Skyhold per due motivi. Uno, perché era una tra l'altro sicura. Se a Orlé fanno la carbonara come l'ho vista, lascia perdere. Lasciamo perdere. Fanno no, a Skyhold non fanno la carbonara, non vi preoccupate. È per questo che è nato il flagello. Ha visto come perché facevano la pasta al basilico. La Barilla ha sponsorizzato una pubblicità. Aspetta, ma a Skyhold, visto che stiamo andando, fanno i canederli? No, allora Skyhold è la fortezza dell'Inquisizione che sta nelle montagne gelide che dividono il Ferelden da Orlé, quindi era la meta perfetta dove fare pausa per poi ripartire. Esatto. In più, appunto, come si ricordava Katog, la nipote è l'inquisitrice, quindi insomma è un po' tutto in famiglia. Sì, sì, sì. Spaventarelle maledette. E è anche un posto pieno di gente che comunque ha girato il mondo, potrebbe avere delle cose interessanti. Sì, esatto. Ah, inoltre volevamo, c'era un mercato, perché mi ricordo che l'avevo costruito quando giocavo a Dragon Age. Sì. Quindi c'è. Allora, volevamo vendere le tue cose. Sì! Perché siamo andati in giro con vendiamo tutto! Il negozio è proprio all'ingresso, dritto davanti a destra, all'ingresso. Mi ricordo. Dritto davanti all'ingresso era. Ma buongiorno! Buongiorno. È una signora sui 40-50 anni. Katog! Ah, sì! Bam. Abbiamo delle cose da vendere. Ah, ha delle cose da vendere. L'Inquisizione ha sempre bisogno di nuove. Abbiamo preso questi gingili. Articoli apposta per l'Inquisizione, sapendo che su queste montagne avete certe difficoltà a reperire alcune merci. E quindi in realtà i nostri commerci non sono mai stati più fluenti di oggi. E appunto. Io sto dietro e face palm. Io ho meno uno in comunicazione. Quindi infatti, ma perché ti ostini a voler parlare tu con i commercianti? Quindi lascia fare a me. Ti preoccupare, ti faccio vedere bene. Perché una società sarebbe fantastica tra noi due. Comunque mi sembra ottimo. Che cosa possiamo? Allora. Perché ho scritto con 56 cavalli? Io vorrei chiedere a Francesco cosa vuol dire Mace 007. C'è qualcuno con un gatto bianco che lo sta accarezzando? Io non me ne sono reso conto. No, no, no. No, non lo so perché. Non lo so. Adesso glielo chiediamo. Comunque, io ho uno spadone tuo e un bastone di silverite. Ma non è il problema di quello che tu hai segnato. Il problema è di riuscire a decifrare ciò che ha scritto Robè. Hai detto a cavalli? 56 cavallo, 4. No, perché sono sul cavallo. Erano delle cose che vi messo sul cavallo. E 4 a 56 cose generiche. Torce probabilmente. Brufe. No, è cancellato. Ogro. 56 cavallo. Cioè. Ogro. Cioè, veramente. E 4 cani. Cioè. 4 cani e 10. E 10 niente. Siamo confusi a 1-0. No, scusa, io mi ricordo che avevi delle stoffe. Avevi preso un po' di stoffe e ne avevi sepolte altre che valevano tantissimo. E visto che non ce le ho scritte qua, no, probabilmente sono le tipo 56 monete d'oro di stoffe. È probabile, sì. Che però tu hai segnato come 56 cavalli. Una bestiaccia, Beatrix. Battelax. Ci siamo confusi, non abbiamo molto da vendere perché non riusciamo a capire. No, io sì. Lascio la battaglia. Tutte queste stoffe che si sa... Tu avevi stimato, avevi fatto il 18 di stimare. Sì, di più... 4 di queste lane, 10 di questi,
Così. Uno spadone. Oggettistica varia che ho valutato e mi sono fatto valutare sui 10, sulle 10 monete d'oro. Poi ho un'ascia grossa, un'armatura di cuoio leggero, un'altra battle axe, un piatto, 54 frecce, un ciondolo di Arlo Calfa. Uno spadone. Ah, eccolo qua, l'ho scritto, i tessuti da 50 monete d'argento erano. Poi ho uno spadone del capitano d'oro, che hai tu, esatto. Gli stivali del capitano. Che hai addosso, ma fa niente, puoi andare in giro a piedi nudi. E ovviamente lo farà. Lo farà, e un bastone di silverite. E ho un tornare di nascosta Orlé. Hai cosa? No, scusi, il diario, ho letto male. E un bastone di silverite. Sì. No, bastone di silverite, sì, è il mio. No, tu hai preso il bastone più figo, quello che ti dà il bonus. E il bastone di silverite me l'aveva pioppato a me. Che cacchio era? Pugnali di silverite, boh. Staves più 3, ok, vabbè, non ho scritto neanche il bastone. È un personaggio. Vedo molto... che è un bel po' di roba comunque. Sì, molto organizzato. Ah, ancora qui è lei, scusi. Posso darvi una moneta d'oro per tutto? È un grande affare. Una moneta e 20. Una moneta d'oro. E 15. Una moneta d'oro. E 10. Quindi 21 monete d'oro. Sta per scendere a 90 monete d'argento. 11 monete d'oro. Mi giro di lui. Richard! Lei ha fatto 17 di... ho visto. Ah, la vedo brutta. È giusto io prima valutare. Perché non ho... ma sa... Non è che non ha tirato 18, altrimenti rosicava tantissimo. 16. Era stato... No, 18. In realtà vi sta facendo un prezzo onesto. Non buono, ma onesto. Quindi tratta. Vai. Sì, sì. Ma... io poi guardo. Questo qua è contrattare. Sbatti un po' più forte, così facciamo esplodere i timpani. No, ma in realtà l'ultima volta che ho fatto baboom non era altissimo nel podcast. Forse perché eri corretto, forse. Ma forse era anche un altro setup. Chi lo sa stavolta? Era sicuramente un altro setup. Se avete male ai timpani, i signori ve ne hanno donati due. I signori. Il signore. Sono pure che gli sta. I signori del piano di sotto. I signori ve ne hanno donati due. Prendo un po' di oggetti di quelli da uno di quelli da 10 monete d'argento. Adesso, cose da. Ma scusi, signora, adesso non vorrei sembrare. Ma non lo riconosce che questo qua è un salva bontà? Cioè, hai idea di quanto è difficile trovare un salva bontà qui a ridosso del Tedas? E allunga le mani sotto al bancone e tira su una cassa di roba identica. Ma questo funziona? Anche questi. Cavolo, incredibile, avete avuto un successo strepitoso, vuol dire che lei è bravissima a rivenderle. Aggiungo, ci sono molti avventurieri che passano da queste parti. Per una moneta d'oro e 10 le aggiungo questo piatto decorativo, soprattutto votivo. È stato preso solo per le prime 10 telefonate. È un piatto di costa di grigi che ho preso mentre quello dove c'era il, però è grosso perché c'era il piatto del campione lì. Forse potrebbe interessare a Sir Blackwell, ma non a questo negozio. Noi siamo io guardo lo clear, aspetta, una moneta d'oro, ma ci date da mangiare, quanto vogliamo? Perché abbiamo fame, abbiamo viaggiato molto. Signora, come può capire, mi porto dietro dei soggetti problematici, hanno delle abilità indiscutibili, è un affare irripetibile, così ci stanno a mangiare. È un affare irripetibile averti con noi, ma... Le aggiungo una corona magica. Una corona magica? Sì, quella della petrificazione. Quella della torre. Questa potrebbe essere interessante. Sì. Sicuramente uno dei nostri incantatori potrebbe essere interessato a possederla. Beh, come una fanciulla. Sì. Non credo si riferisca a quello. Le dimensioni mi sembrano eccessive. Dipende. La circonferenza. Perché non hai visto il... Prima dovremmo farla analizzare da uno dei nostri incantatori. In che senso analizza? Va bene, allora quindi per adesso una moneta, questa roba. Una moneta e 5, giusto? Una moneta. E non tirate la pazienza di un orlesiano fatto... più di quanto sia necessario. Siete un orlesiano? Non sentivo l'accento. Sono in questo paese da talmente tanti anni. Ma soprattutto, non era una signora all'inizio? Sì, è una signora. È per quello, è un orlesiano. È un uomo, ma è una signora. Comunque sui contrattare avevo fatto 18. È naturalisé. Tanto per... Quanto meno voglio impedire che il prezzo scenda. Ma infatti per ora è rimasto una moneta d'oro nonostante i suoi tentativi. No, io gli ho già dato tutto. Di togliere
cose o di aggiungere monete dove non dovevano. Comunque lei inizia a prendere tutta la roba che le avete buttato sul tavolo, ah, sul banchetto. Mi sento più leggero. Bastone, armatura di cuoio leggero, lascia grossa. Preferite una singola moneta d'oro o in monete d'argento? Alcuni una moneta d'oro. Non si sentono sicuri ad avere una sola moneta che possono perdere. Noi siamo sicuri. Ma è meno cospicua. Ognuno fa le proprie scelte. E poi qui... Io avrei scelto una moneta d'oro. Noi ci intendiamo. D'altra parte, adesso ti ho detto che è interessato a questo piatto. Sir Blackwell lo troverà alle stalle e ti indica lì di fianco al mercato. Ah, è lo stalliere? No, ma passa molto tempo con i cavalli. E io? Puzza? No, forse ha dei gusti particolari. Gli piacciono i cavalli? Beh, chi siamo noi per decidere? D'altra anche a me piacciono i cavalli, dipende. Siamo così vicini a Orlé che non mi stupisce più niente. Figurati. Poi comunque i cavalli piacciono anche a me, dipende come li cucini. A me stava uscendo una brutta battuta, vabbè. Perché come tu sempre. Pensi sempre male. Beh, andiamo. Meno male che eri un mercante. Ciao, Gwendalina. Scusate, però la prossima volta... Cioè... La saluto anche perché è probabile che la conosca. Ok. Sapete quanto risparmiamo se non dovete darmi da mangiare? Cioè... Mi potevano dare tutto il cibo che volevo e era un'occasione irripetibile. Li facevo andare sul... Non l'avrebbero mai accettato. E poi ce lo devono per questioni di... Giusto, siamo custodi grigi. Potremmo prendere i loro... Coscrivere i loro figli, se vogliamo. Sentite una voce forse da dietro mentre andate verso le stalle. Io non andrei in giro troppo a dire che siete custodi grigi qui dentro. Perché mi giro. Noi c'è ce ne vantiamo. Dietro di voi. È senza barba. Io mi volto, non vedo nessuno, poi abbasso lo sguardo. Beh, perché? Siamo custodi grigi. Appunto, non abbiamo avuto delle buone interazioni con i custodi. E ma erano quelli orlesiani. Alcuni. L'inquisitrice non è parte. Particolarmente contenta della cosa, nonostante suo zio sia un custode. Ma l'inquisitrice sa che siamo qui? No. Chi gliel'ha avvisata? Noi lo sappiamo. È stata avvisata. Da chi? Lei è? Varric, Tetras, piacere. Era nano balestriere. Tira un tira. Sì, tira bello. Cunning. No, tu tira cunning. Lo clear. Che bella merda. 10. È un autore riconosciuto in tutto il Ferelden per una delle saghe di romanzi d'amore ed avventura più famose di Tetras. Beh sì, dovrebbe essere stata avvisata. Ah, perché io vi ho guardato da quando siete entrati e nessuna guardia è andata. Beh, ma noi abbiamo detto siamo qui per parlare con l'inquisitrice. Error, immagino, detto, no? Però forse, sì. Ma poi gli ho detto siamo qua per parlare con l'inquisitrice. Beh, ma dopo che i custodi grigi orlesiani hanno fatto quelle porcate che hanno fatto, immagino che adesso magari i messaggi si siano un po' persi, la gente non si fidi, ma noi siamo gente brava. Abbiamo appena salvato tutti i custodi grigi. Sì. Ottimo per i custodi grigi. Comunque non andrei in giro a sbandierarlo. Sono contento che ci sia delle facce nuove in questo posto. Stava diventando estremamente... Io l'ho già visto da qualche parte a lei, però. Io non ho mai visto lei. Mi ricorderei di un elfo con la barba. Sì. O un umano con le orecchie a punta. Sono riconosciuti gli elfi. Mi parte la risata. Io non sono dietro Katog. Mi parte la risata sguaiata. Katog sguardo fisso che non capisce la battuta minimamente. Ma lui non lo so, qualcosa di familiare. Ma però... non ha le orecchie a punta lui. No, ah, no, lui è un nano, peraltro, sono confuso. Ma non ha la barba. È interessante notare questa ironia. Io sono un nano senza barba e lui è un elfo con la barba. Mi ricordo che nel Kun c'è. Un nano alto con le orecchie a punta. Sì. Arrivo e si gira e se ne va. Ma non c'è nessuno. Con chi si riferiva? Avete mai. Caro Locke, ma perché devi. I nani, cioè lui. Potevi farti fare un autografo, valeva, Perché? È un famoso autore di romanzi. Ecco dove l'ho visto. Visto non lo so, di sicuro dopo potresti averlo letto. Di sicuro. Forse. E di solito non mettono la foto dietro il ritratto. Nel suo caso penso di... Però era un elfo quello che ho visto io. Non è strano. No, è perché di lui nel retro delle copertine dipingono sempre il mento. Perché c'è quel, sono un nano ma non ho la barba, quindi non sai chi sono. Come scrivere col pseudonimo?
Da mistero. Okay. E sai, scrivendo romanzi d'amore alle pulzelle. Beh, non siamo qua a parlare di romanzi, pulzelle. Ah, ci sono pulzelle dove? Non dirmi mai più pseudono. Hai capito? No, pseudonimo vuol dire grande guerriero. Ah, ok, allora dimmelo quante volte vuoi. Ma quando giocate indovina chi fra elfi? Ha la barba? Sì, è Locklear. Cioè non è... è noioso. Stavo pensando... Beh, il di grigio poteva essere anche il mio assistente. Ah, beh, sì, è vero. Anche lui ha avuto la barba. Ma perché non ci incamminiamo verso le stanze dell'inquisitrice a chiedere udienza? Udienza! Udienza! Così si sente. Udienza è il nome della... D'accordo. E della pulzella dell'inquisitrice, sai. Ma noi l'abbiamo già... Chissà se è una bella donna l'inquisitrice. Spero di sì. Ho trovato che di solito con le belle donne è difficile trattare. Dipende cosa gli chiedi. E no, si aspettano sempre di avere qualcosa in più. Scusa, no clear? In che senso? Che di solito quando tratti con una brutta non si aspetta molto dalla trattativa e quindi abbassano i prezzi. Beh, quel signore lì era molto brutta come donna, quindi eppure era un nano. Ma no, quel commerciante di prima, la commerciante orlesiano. Sì, ma la sua anima era nera come quella di Orlesiano. Sì, ma Locke, la trattativa di cui tu stai parlando credo si svolga nei bordelli. E sono andato a fare un po' di studi nei bordelli. Sì, non tutte le donne passano il tempo nei bordelli. Beh, un sacco. Sì, ma l'inquisitrice tendenzialmente non... No, beh, immagino, a meno che non faccia ricerca su magia del sangue e mentre andiamo... Non tutte le donne riescono col buco. Peccato. No, immagino tutte. Senza radici sarebbe un grande spreco. Almeno con un buco da sicuro. Altrimenti... La bocca, perché parla tutte di... Però potrebbe essere una interessante variante. Mamma mia, cioè, facciamo la politica portata alla scorta. La puntata politica scorretta. Sì, perché poi... Però, ci vedrò revival. Se dovesse capitare una cosa del genere sarebbe interessante per la ricerca. Beh, probabilmente. In quel caso la magia del sangue sarebbe contenuta, chi lo sa? No, sarebbe interessante perché dovremmo chiedere a tutte di spogliarsi per verificare. E quindi. No, ci ho provato una volta al circo di magia, non è andata bene. È andata. No. Vabbè, siamo arrivati davanti. Però il sogno era grazie, bene. Siamo arrivati davanti alla sala delle udienze. Avete passato l'ingresso di nuovo, siete saliti dalle scale e siete davanti a quello che sembra il palazzo principale dell'Inquisizione. Le porte sono aperte, vedete che dentro ci sono vari gruppetti di persone che parlano. In fondo alla sala c'è un immenso trono di pietra. Permesso, i salvatori dei custodi grigi entrano. Si fa così, no? No. Sì. Entro. Vedi che alcuni si girano a guardarvi, alcuni subbigliano. Petto in fuori. Pettissimo in fuori, anche esagerando perché voglio sembrare tipo Katog, però non c'ho il fisico. Quindi pettissimo in fuori e mi appoggio al bastone. Per caso vedo una cosa simile al camerlengo, cioè il... signore è arrivata... Non c'è il ciambellano. Non c'è il ciambellano, eh? No. Anzi, non vedete nemmeno l'inquisitrice seduta sul... No, ma io mentre davanti se c'è gente intorno faccio salve, salve. Alcuni si allontanano, buongiorno. Alcuni bisbigliano. Buongiorno, custodi grigi, non vi spaventate. Buongiorno, salve. E vedete che si avvicina... I salvatori. Si avvicina a voi... Una donna sui 30 anni, ha la pelle un po' olivastra. E... State bene, cara? Scusa, Cato che non ride. Siccome il mio personaggio non è scemo, è indietro di 40 metri. Sì, e sto così. Ma tu devi aiutare, io me lo muovo. Tu sei 5 in comunicazione. Io vorrei, ma tu arrivi prima. Io ho 1 in comunicazione, sappilo. Io meno 1, peggio di te. Cioè io qualsiasi cosa dico faccio prendere male la gente, no? E tempo di giocarla. Mi appoggio a un muro accanto a una guardia e faccio la vita. Posso aiutarla? Sono un esperto guaritore, nonché eroe dei custodi grigi e salvatore. Mi ha guarito un sacco di volte. Sto benissimo e la prego di tenere questi commenti per lei. Quale che volevo aiutarla? Affare vi porta a Skyhold? Dovremmo parlare con l'inquisitrice. Con la nipote. Del capitano del nostro capitano. Quello. Giusto. Siete sicura che non state bene? Che stiate bene? Mi vedo un po' strano, colorito. Ma no, la signorina sta benissimo. Sono sicuro di stare bene. Lei quello che è... Faccio un check di medicina. È strano e ha la barba. Faccio un check di medicina. Non abbiamo mai visto un elfo con la barba in tutti questi anni. È sbalorditivo.
Ho fatto tanto. Sta benissimo. È olivastra, non pallida. Ah, quindi è tipo razza. Che è esattamente al contrario, cioè. Minchia, veramente la puntata politica di Scorrect dall'inizio alla fine, anche senza volere. No, ma questo è lui che è difficile. No, finalmente gioco il numero uno in comunicazione. Sì, sì. Siamo, scusate, mi sono perso la domanda. Diceva? Che cosa vi porta qui per parlare con l'inquisitrice? I piedi. Siamo di passaggio, diretti nell'Orlé a salvare il mondo, penso, come al solito. No, dobbiamo avvertire. Dobbiamo dargli i diari del capitano. No, sì. Raccontargli dell'incubo. Data astrale. Sì. Dell'incubo che è scappato lì. Sì, sì. Il demone facendo casini. Quindi volete parlare con l'incantatore? No, proprio inquisiti cose riservate. No, a noi ci hanno detto, non so, noi vediamo gli ordini. Ci è stato detto, parlate con mia nipote. Chiedete di parlare con. Dopo avete salvato la vita. Sì. A lui. L'abbiamo detto anche a lui. Chiaramente. Beh, si vede. All'ingresso ci ha fatto passare. Vi chiedo di attendere quando sarete chiamati per parlare con l'incubo. Certamente, c'è da mangiare. 5 monete d'argento che li cacciano fuori entro un'ora. Faccio con la guardia. È andata bene. C'è un'elfa di fianco che ti fa. Sì, io ne punto 10. Ok? Va bene. Dall'altra parte della stanza. Ti allunga la mano, ti stringe. Io mi giro verso Takadok mentre c'è ancora lei lì e gli dico: è andata bene, no? Mi sembra. Sì, sì, decisamente. E visto che ho percezione, o come si dice, ho i focus in percezione, gli ho segni di parlare ogni volta e dico: che scommessa del cazzo è, avete puntato entrambi sulla stessa cosa, non vince nessuno così. Katok, non usare parolacce. Oh, scusa, ho detto cazzo. Merda, volevo dire cazzo, ho detto. Non è facile, io mi siedo. E mi siedo giù. Grazie, attenderò. No. Okay. Se faccio fumble. No, non ho fatto fumble. Vi sedete in un angolo. Chi era quella? Boh, una. Ah, è vero, chi era quella? Avrei voluto avere qualche sospetto. Magari era una spia del nemico. Beh, qua dentro. Se no non è una spia. Ma poi qual è il nemico? L'architetto. Darkspawn. L'architetto è amico in teoria. Davvero. Da quello che diceva Aidan. Non ci sto capendo niente. Vabbè, però Aidan. Beh, ma tu non devi capire, non ti preoccupare, lascia fare a me. Questo è vero, ma non c'è del cibo in giro. Qualcosa di. Prendi uno dei tizi che stanno passando di lì, che sembra uno dei paggi. Ah, sì, e gli chiedi se c'è del cibo. Ti dice: beh, nel palazzo no, ma c'è la taverna. Appena scesi dalle scale, se uscite e andate a destra, nel piazzale troverete. Quanto vuoi per portarmi del cibo qui? Perché io non posso spostarmi perché stiamo aspettando l'inquisitrice. Non vorrei essere scortese, quindi penso che mangerò qui. Una moneta d'argento va benissimo. Gliene do 11. Gliene tiri? No, gliene do 12. Ah, io se vedo gli do una botta sulla mano e le faccio cadere per terra. Beh, fa cadere e il ragazzino inizia a raccogliere. No, metto il piede sopra e gliele sposto, tranne vedi, una. Vedi che la gente si gira a guardarti male. Perché sentono l'urlo del ragazzino. E una, ha detto, e se lui non sa contare, non si approfitta della gente così, Non andrai molto in alto se continui a far così. No, aspetta, io so contare. Volevo dirgli, portami 11 monete d'argento di cibo e tieni l'altra. Ah, e tolgo il piede delle monete. Vedi che comunque si, però avvicina, 3-4 si sono avvicinate delle guardie. Okay. Lui le conta. Sono 8, tipo. Mancano delle monete. Avrò contato male. Tienine una e portami il resto di cibo. Ah, quante ne mancano? 4. Metto la mano. Ma bastano quelle per il cibo. Va bene. Io mi intasco le altre 4. Grazie che mi aiuti con queste cose. Non ti preoccupare, questo servono gli amici. È pieno di truffatori tu qua. Tu caso che adesso noti però che ci sono delle guardie che stanno tenendo d'occhio l'Oclio. Ok. Salve, tocca a noi. Vedi che non ti rispondono, ti stanno solo guardando molto male. Ah, qui tengono i muti. Mi sa che è un'inquisizione perché, sì, perché non pagano meno tasse poi. Questa roba delle categorie. Io provo a fargli dei segni ai tizi. Quel poco che posso sapere di linguaggio dei segni, tipo la A. Che è fatta con un dito medio alzato. Grazie per il vostro lavoro. Lo scandisco. Guarda che muti. Guarda che i muti ci sentono. Hai ragione. Che cazzo fai? Mi metto a ridere. Lo stress del viaggio. Sei stanchi. Scusate,
So che capite, avevo capito male. Il viaggio, siamo stanchi. Tenete, prendete questo. Gli tiro due monete d'argento, ma in aria una la riprendo. Vedi che guardano la moneta cadere. I viaggiatori dovrebbero aspettare fuori. Ah, invece mi riprendo la moneta. Fare non ce l'ha detto nessuno in questo posto che ti indica la porta. Ma non ce l'aveva detto nessuno di uscire. Ora che lo sappiamo, voi siete? Quello che ti manderà fuori se non esci adesso. Beh, un nome. Quello che ti manderà fuori se non esci adesso. È un bel nome. Nome lungo. Io non sono molto rispettosi verso gli eroi dei custodi grigi qui. No, non arreca. Basta disturbo, non andiamo. E se no si arrabbiano, arriva l'inquisitrice e dice: ah, cosa hanno fatto? Diciamo che quello non ha voluto presentarsi mentre usciamo. Non si è neanche presentato, ha fatto l'arrogante. Ah, che grado ha? No, c'è l'elfa di fianco che ti picchietta sulla spalla, Richard. Ho vinto, no? Anch'io, mi devi 5 monete. Io ne ho scommesse 10, tu ne hai scommesse 5. Hai vinto tutte e due. Dammi le 10. Dammi le 5. No, no, non hai capito, io ti do le 5, ma tu mi devi. Io ne ho vinte 10, tu ne hai vinte 5. Ha ragione. Mentre passo di fianco lui, tu ha ragione. Ha ragione. Te lo stavo dicendo prima, ma mi ha detto di stare zitto. E allunga la mano verso di te. Una scommessa, una scommessa. Sì, 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 no, io si deve sempre far riconoscere, deve sempre farci far brutta figura con la gente. Tollera. Adesso penseranno che siamo degli sprofeduti. Ma non ci sa fare con le persone, lo sai. Mica tutti possono essere come noi. Comunque, quando loro escono, io entro. E comunque, rispetto alla corona di prima, dicevano: ti dirò la verità, quella corona mi piace, ma non ho idea di quanto valga. Facciamo così: ho un amico che si occupa di corone magiche. Se ti va, lo faccio venire e sentiamo cosa ce ne dice. Sembra un episodio di Affari di Famiglia. È vero, hai ragione. Pawn Stars. Beh, facciamo un giro per questo Skyhold, no? Questa corona vale 45 monete d'oro. Te ne posso dare al massimo 30 d'argento. Io va bene. Sono molto soddisfatto dell'affare che ho fatto. Come? Io vado in giro a vedere se c'è qualcuno che sembra malato o ferito. Fai una prova di percezione. Che cerchi? Ma qualcuno ferito, malato. Ci posso pensare io. Ah, guarda, sì, anche perché a me non mi sembra. Cioè, mi sembrava malata quella di prima. Anche perché ho fatto 7. No, ci posso pensare io a ferire qualcuno, dico, se non trovi nessuno. Io non sono molto capace di... Beh, quello mi sembra... No, devi aver fatto di più tu su. No, ma aveva fatto 7. Io ho fatto... Sono più 0. Quanto... Cos'è? Ma su intelligenza, no? Su che cosa? Percezione. La madonna. 4 e 4, 8... E tra l'altro tracking. Quindi in teoria potresti tracciarlo uno se è ferito. Guarda, ci sono delle impronte. Allora... Questo 5, zoppica. 10, 14. Era seguito da 4 bambini, 2 adulti e una femmina. E il quinto della fila zoppicava. 14, 16 se vale tracking. Non... No, seeing in realtà. Allora... Non c'è nessuno di evidentemente malato o ferito nel cortile, però vedi che ci sono delle chieriche, diciamo, che stanno portando bende e garze verso un lato del cortile, entrano in una porta e... Ah, pensavo fosse la serra, ragione. Mi sa che è il malatoio. Andiamo, andiamo a alleviare le sofferenze di qualcuno. Ma non dobbiamo aspettare, no, io sto aspettando il cibo, non sto pensando minimamente in questi ricerchi, sto aspettando il cibo. A quando... ti raggiungo subito. Ok, prendi il cibo. Sì, sì. Mangia mentre cammini, tanto. Sì, sì, certo, arrivo subito. Il ragazzetto intanto sta uscendo e ha un vassoio abbastanza pieno di roba. Molto bene. Questo è tutto non quello dare soldi a nessuno. Poteva comprare con quelle poche monete d'argento che mi ha dato. Faccio un tiro di valutare, sono molto territoriale sul cibo. Anche perché poi c'è lo decapiti. Se... Faccio un tiro di valutare, cos'è? No, cos'è? È per sé willpower, strength, magic, textile, cunning. Molto bene. Beh, aspetta, 10-12. Sì, a grandi linee ti ha portato, molte grazie, abbastanza cibo per quelle 7 monete d'argento che gli hai lasciato. Molte grazie. Prendo il vassoio e, cominciando a mangiare, dico: buon servizio, ragazzo. Grazie. Prego. Vedi che tu torna dentro alla taverna guardando la sua moneta d'argento per bersela. Esatto. Molto bravo. Vado verso quel posto dove mangiare è molto indicato, ovvero l'ospedale, il sanatorio, come cazzo lo vogliamo chiamare, come lo chiama. Io ho un attimo di vuoto sulla storia da
nostra, noi l'inquisitrice, dovevamo dargli qualcosa? No, dovevamo semplicemente avvertirla che c'è il demone della pigrizia nel Tedas, parlare con lei e dire se c'era novità. Del Tevinter, scusami. Parlare con lei, chiedere se c'era novità e basta. E noi, chi è Blackwall? Puoi fare un tiro di conoscenze storia. Storia non ce l'ho, però ho fatto 16. È un custode grigio, ma lo è solo da poco. La sua storia è stata famosa circa 6 mesi fa, perché era uno dei membri principali dell'Inquisizione, quello che fungeva da tramite tra i custodi grigi e l'inquisitrice. Dopo quello che è successo con i custodi, è saltato fuori che lui in realtà non era un vero custode grigio. Era un custode wannabe? Era un custode wannabe. Sarà finto, aveva preso l'identità di un altro. Si era sostituito a un suo amico che era un custode grigio ed era morto. E a quel punto ha deciso di diventare un custode grigio. Io non ho mai capito nel gioco com'è possibile, visto che non era un custode grigio, com'è possibile che con tutte le ferite, visto che tankava, che si è preso dai darkspawn, non sia rimasto infetto? Perché in realtà non è detto che tu venga infettato per forza. E lui c'ha una botta. Era tipo in un è proprio che culo. Ciao ad Alice che si è appena collegata al wifi della stazione. Se ti regge la connessione col wifi della stazione, sei benedetto. Ti facciamo compagnia quanto vuoi. Assolutamente sì. E proprio adesso entriamo nel sanatorio a vedere. Aspetta, se qualcuno è rito. Sì, voi sì. Io ero rimasto lì da intanto, Richard. Io, mentre ero lì a dare i soldi alla guardia, perché mi aveva bellamente. Non era una guardia, era un'elfa. Un'elfa, mi aveva bellamente fregato. Tu come ti chiami poi, tra l'altro? Ho un sacco di nomi. Quello che usano qua è Sera. Brutta bastarda. vabbè. Sera, quel che sera. Senti un po', Sera, ma mi hanno detto che qui da voi. Ok, non stanno simpatici. Jenny la rossa. Non stanno simpatici i custodi grigi, giusto? Beh, dipende, a me stanno simpatici. Per caso conosci qualche custode grigio presente in fortezza? Cioè, esiste la possibilità? Sì. Blackwall? È il Tristone, sì. Il Tristone. Ha cercato di tirarlo su di morale, ma è un piagnone che se ne stai nel suo angolino a piangere sul fatto che il suo amico è morto. Ma dovrebbe girare di più con un gruppo di custodi grigi. Sai, quando sei in gruppo ti diverti di più. Presente noi. Ci abbiamo lo stupido, il muscoloso, il più bravo che furbo e il... e me. Ah, avrei detto che quello stupido era quello con la barba. No, lui non è stupido. C'è la cosa sbagliata. Ecco, sì. C'è la cosa sbagliata al momento sbagliato. Quello è giusto, dovrebbero farlo tutti. Rende la vita più interessante. Sono d'accordo, infatti io sto a guardarlo spesso, è molto divertente. Probabilmente Sera potrebbe essere la donna della mia vita con questo PG. Se non fosse lesbica. Perché la cosa dell'arrivare e dire, no, questa me la voglio fare perché non riesco a utilizzarla in combattimento, non mi serve a niente, devo farci la love story. No, guarda, mi spiace, a me piacciono le donne. Ma vaffanculo. Ha fatto l'inquisitrice. Bravissimo. E non è che per caso mi accompagneresti da Blackwall? Ma magari ci prendiamo una pinta, sì, in taverna. Ottimo. Chiamo anche il toro. Il toro? Sì, non ti preoccupare, ti piacerà anche lui. Arrivo, no, scusami, lo so che non è lui, però. Ah, ok. È uno più di ferro. Va bene, ok, ti aspetto qui. No, fischia. Se spoileri l'espansione ti insulto, Claudio, lo sai. Fischia e dall'uscio del palazzo dove siete si affaccia questo Kunari molto più grosso di Katog. Che come? Già è grosso. Come è molto più grosso di Katog? È alto uguale ma è largo il doppio. Ma ha un corno solo. Non mi interessa. Anche lui ha un corno solo. Ah. Sì, io ho un corno solo. Come faccio a essere più di 7 di forza? Madonnina, sì. Maledetto. Aveva tipo 17. Beh, manca la costituzione, devi vedere. Costituzione mi sa che sia 17 di forza. Io ho più costituzione di te, lo sai. Io ho 4 di costituzione. Io ho 5. Sei grossissimo. E io guardo, cioè, ho capito perché lo chiami toro. Ma crescono così col tempo o nascono già? Il toro, ti dice lui. Scusa, sei un Kunari? Sì. Ho un amico. No, è un elfo con le corna. No, sai, beh, aspetta. Ci sono quelli con la barba e sono esatto. Quelli con le corna. No, ultimamente mi viene da chiedere perché davo per scontato delle caratteristiche razziali, a quanto pare non sono così scontate. No, sono un Kunari. Il tuo amico non credo che sia un Kunari. No? No. Non mi sono mai addentrato sulla filosofia del vostro popolo, ma apprezzo l'indicazione. Cos'è che sarebbe? Ma un Talvashot. Non che abbia niente contro i Talvashot.
tanto cercano la propria morte come la cerchiamo noi. Intanto scendete andando verso le stalle. Ma è normale che non sappia contare? O è lui che è un po' stupido? Non so, i Talvashot non vengono allevati nel Kun, quindi... Ah, quindi è una cultura altra, però. Va bene. Dipende dai loro pessimi genitori che hanno scelto di abbandonare la via del Kun. Pensavo fossero i pessimi genitori che non hanno voluto insegnare matematica ai figli. Comunque... E come mai siete da queste parti? Un po' di passaggio, dobbiamo informare l'inquisitrice circa una situazione complicata nel Tedas. Ah, e quando mai non c'è? Vabbè, cioè, ha chiesto suo zio di dirglielo. Mai conosciuto? Sinceramente neanch'io. Cioè, l'ho visto, ma non so... Non ce ne hai parlato, era quel rincoglionito... Capo nostro, no? Non ci sono io. No. Vai, usa sto 5 in comunicazione, vai. 5 in comunicazione non è manto in memoria. Cioè. No, allora il siniscalco ce l'è. Tu non ci sei. Oh, ok. Lascialo morire nel suo brodo. È voluto allontanarsi dal gruppo? No, fare queste... È andato a prendere la quest principale mentre noi stiamo andando a cercare le side quest? Fatti i suoi. Ma io gli voglio bene. Lui è partito con la quest principale dall'altra parte. Davanti all'arcidemone, ragazzi, noi picchiamo nella cantina. Nella cantina dei guaritori che hanno detto che sotto ci sono dei ratti che danno fastidio. Meglio ancora, state raccogliendo 5 pezzi di ferro, 5 pezzi di ossidiana. Per i guaritori che gli radice serve. Radice elfica, 20. Radice elfica, ce n'è un'altra lì, andiamo a prendere pure quella. 5 minuti per togliere l'erba. Ma aspetta, se vado avanti e esco dalla radura, poi torno, non è che si ricrea in teoria la radice? Sì, quindi... si crea. Sì. Dovevi lasciar passare del tempo, non bastava uscire. Vabbè, comunque, andate a giocare in Inquisition. E spendete almeno 4 ore della vostra vita a raccogliere radici elfiche. 4 di più. Solo le radici elfiche. Radici più c'era il ferro, l'ossidiana, la drachite. Pietra estiva. Mamma mia, ragazzi. Eventualmente per avere un colloquio con l'inquisitrice, che ho notato che non ama molto parlare con... Ah, è là. Ti indica una tizia che sta prendendo a mazzate un manichino d'allenamento nel cortile. Non avresti mai detto che era inquisitrice perché è vestita di stracci, di pelle, e la sua spada non è assolutamente... È una donna che si tiene in forma, devo dire. Capelli molto corti, neri. Le orecchie a punta molto pronunciate. Ah, però è pure elfa, non lo sapevo. No, il famoso umano con le orecchie a punta di cui parlava. No, ecco appunto. Ottimo, bene, dite che sia il caso di lasciarla. Hai detto che ovviamente avete conosciuto suo zio. Sì. Suo zio è un elfo. Come ho avuto modo di dire prima, ultimamente sto avendo dei ripensamenti circa gli stereotipi razziali. Io sto avendo dei ripensamenti sul vostro intuito. Signor? No, King. Ah, Richard. Ok, saprò che nome mettere nel caso vi perdiate lungo le strade delle montagne gelide. Ma spero anche di no. Passo via. Cato che la targhetta, quella dei cani presenti. Con il telefono. Sei trovato, portatelo alla fortezza dell'alba. E dite che eventualmente per prendere appuntamento cosa dobbiamo fare allora? Ti indica, è là. Ah, abbiamo modo di informare qui, ottimo, mi piace. Sì, se non passate tramite Josephine, nessuno è intenzionato a fare quelle cose. Il trono, la stanza, il ciambellano, tump, questi sono... A noi non interessa. Perfetto, scusate un attimo, avviso se posso la signora inquisitrice che quando è disponibile i miei compagni la... Attento a un sinistro molto rapido. Non coglierla di sorpresa perché potresti fare una pessima fine. Va bene. Va bene. Se mi aspettate un secondo, poi vengo con voi da Blackwall. Così dai, magari lo tiriamo in taverna un attimo a ridere, scherzare, no? Mi avvicino all'inquisitrice, ma mi tengo a 4 metri di distanza. Cioè... Non siamo ancora riusciti a entrare nel sanatorio dopo che lui ormai ha conosciuto tutti i membri dell'inquisizione, è andato a cena con Josephine, è riuscito a fare la romance con l'inquisitrice. E non siamo ancora riusciti a entrare in un cazzo di edificio. Voi arrivate a una. È perché stiamo spingendo e scritto tirare. Ma... Perché? È che c'è lui, c'è Katok davanti che copre il cancello. Si sono chiuse dentro e io per una vista carina. Sono diventato berserker per quello. Perché sono andato in rage davanti alla porta. Katok spostati davanti, tipo cazzo, ma che non si apre? Ho fame. Con dentro i malati, spaventatissimi.
Va bene, facciamo infatti la mia scelta. Cazzo, abbiamo visto prima side quest, andare lì, lui è andato avanti 20 livelli. Beh, andate, io mi immagino il taglio scena proprio con il mio colpo di tosse. Ringo dice che sudata, si gira, si scrolla il sudore di fronte e io, oh, ti amo. E purtroppo è lesbica anche lei. Cazzo. Non è vero, bisessuale. Non la mia. Potevi farlo con tutti. Potevi, ma non l'ho fatto. E quindi ti sei tenuto lesbica. Solo per stare con Sera, perché sennò è un personaggio inutile nel gioco. Maledetta Sera. Comunque. Sarebbe stato bello poter avere la romance con Cole. Ma non puoi. Sarebbe stato una cosa stranissima, esatto. Beh, neanche Sera. Ecco, cosa vediamo? C'è una porta chiusa, una porta aperta. Sì, è una porta di legno normale. Con scritto sopra ospedale. Apro la porta. Prego. E appena entro faccio salve. No. Più grande guaritore di tutti i gustati grigi e probabilmente del Tedas è qui per dare una mano. Parla di lui, se serve. Con le mani sporche. Guarda chi c'è in giro. Col vassoio in mano. Questo l'ho detto annunciandomi. Ah, Sir Jacob è qui. Si girano verso me. Buongiorno, lei è? Buongiorno. Il mio nome è Locklear. Guaritore, gustati grigio. Grande mago. Katog, custode grigio, rompitore. Lui usa la magia dell'entropia. Grande e basta. Ottimo, piacere. Tendo la mano. Visto che stiamo aspettando che l'inquisitrice ci riceva. Mm-hmm. Avete provato? E visto che questo posto sembra un po' un porcile, sì. Vi serve una mano per qualcosa? Porca bellissimo come interpreta, io vado. Tu capisci me perché io faccio in modo che voi andate a fare i coglioni quando devo parlare. Non ce la posso fare ora. Da ridere. Grazie, siamo a posto. Abbiamo sicuri? Tutto ciò di cui ci serve. No, ma non la prenda come un'offesa. Un po', porcine, magari sono tutti molto puliti. Sono un po' poco igienico. Se volete, ci sono delle regolamentazioni base per la convivenza civile. Posso aiutarvi a cambiare. Mangio il pollo, punto. Siamo a posto così, grazie. Credo che, anzi, forse l'inquisitrice vi sta chiamando. Credo che sia qui fuori. Ah, di già. Beh, provo a vedere se mi sta trollando, perché comunque sono abbastanza sveglio. Quello è Cunning o Wisdom? Wisdom. Quello è morto o dorme? Il Power. No, Perception. Perception. Però è Empathy. Sì. Quindi posso ritirarlo? Direi di no. Olla! 17 con 6 stunt point. Roll stunt. Dammi roll stunt. Roll playing stunt. Ho fatto 6. Puoi impressionare tutti. L'inquisitrice ma che stava no. Tower of Will. Il tuo successo dà un senso della mia della mia intelligenza e forza di carattere. Ho un più uno a tutti i test opposti quando qualcuno cerca di trattare, impressionarmi, intimidirmi e tutto il resto. Sbolognarti come in questo caso. Sa quante vite potreste salvare se seguisse solo 2 semplici consigli? Se siamo sopravvissuti a tutto quello che è successo con Corifeus, sono sicura che potremo farcela. Anche gli elfi delle loro favelas sono sopravvissuti, ma non stanno un bijou. Siamo sicuri che lei avrà molto da raccontarci. Per questo, la buona Teodora ascolterà tutto quello che ha da dire. Prende una poveretta che era in un angolo, deve imparare tutto quello che c'è da sapere sulla medicina. Perfetto, la prendo sotto spalla e mentre esco faccio la magia del sangue. E prima di uscire dico: lui è un elfo molto saggio, non vede che ha la barba, l'ha mai visto un elfo con la barba? I saggi hanno la barba, gli elfi sono saggi, è un elfo molto saggio. E mentre la porto per tornare a vedere, perché mi sono reso conto che non c'è Richard, sentite la prendo sbaglio. Io ho preso la tizia sotto braccio e le spiego la magia del sangue. Vedi che ascolta interessata. Ad esempio le cure, sì, lo spirito, l'oblio, attingere, in realtà il sangue è il modo migliore. Perché? Ma infatti credo che anche c'era qualcuno che usava la magia del sangue. Beh, una persona intelligente. Custodi grigi usano la magia del sangue, no? Certo. Perché in realtà tutti possono usare la magia del sangue, che se non sei un custode grigio ti impiccano. Ed è qui che parlando loro di magia e di argomenti complicati perdono la mia attenzione e io cerco Richard. Perché stanno parlando di magia, non ce la faccio. Ma anch'io sto cercando Richard molto così, però. Tu non lo noti? Perché stai passando proprio di fianco mentre parli della magia del sangue. Alta voce abbastanza. E tu, annoiato, ti giri ed è lì che sta per parlare con un'elfa.
in armatura che sta picchiando un manichino. Mi avvicino leccando il vassoio. Salve. Già qui? È finito. Sì, ma ora silenzio. Ok. Scusi. E pianta la spada nel manichino di legno. Si precisa. Gira scrocchiando il collo. Ha un tatuaggio sotto uno degli occhi. E fai un tiro di cunning. Storia sempre. E stanto da 5, quindi. Quanto hai fatto? 17. E stanto da 5. Scusa, una domanda velocissima. L'osso di drago, il bastone che c'avevo io, che era più due comunicazione e comando. Sì, per comando. Era solo per il comando. Solo quando comando, ok. Comando, color, strega. È uno dei tatuaggi dei Dalish, che sono gli elfi. L'hai fatta elfa? Sì. È da un quarto d'ora che dico suo zio elfo. Ma speravo che mi dicesse. Cosa potrà essere? Manto non si ricorda le cose di due settimane o tre fa. Lui quelle di 5 minuti. Eravamo focalizzati sulle cose importanti. Tipo il cibo. Esatto. O le molestie. Quelle cose. Mentre voi parlate, quello lo usi? È libero? Qua indico il manichino. Ti fa un cenno, fai pure. Grazie. Poi se dovessi sperimentare. Se dovessi sperimentare con Kadog, lui è disposto. Tiro fuori l'ascia. È tipo 30 metri indietro che sta pestando qualcosa. Io torno indietro allora. Kadog, dove sei andato? Parlano, e qui elfi e io mi annoio. Quindi pensavo di sfrangiare questo un po'. Sì, ma non toccare quella tizia che è tutta sudata. No, poi no. Già hai appena fatto il bagno. No, è il manichino. Io sto picchiando il manichino, non lo so. Okay. No, che poi sudi e puzzi come quella. Lascia perdere. Ah, no, non ti preoccupare, mi lavo. Madama, non tutti tra noi sanno rivolgersi alle autorità, ma... ci sono altre abilità. Sì, ciao, lo clear. Ci sono altre abilità a volte che prendono il posto delle buone maniere. La testa del manichino vola sopra le vostre teste. Gentilmente, dall'altra parte, Kadog, non di qua. Scusa, altrimenti ti faccio combattere con il toro. Comunque, Richard, se stai buono, Rizzo, se stai buono, oh, va bene. Richard, quando incontriamo l'inquisitrice, bisognerà dirle che il posto dove tengono i malati è un porcile. Fa schifo. Non c'è una norma igienica rispettata. Nel momento in cui sta dicendo porcile, un calcione negli stinchi. Schifo. Ho metto davanti la tizia. No, non lo metterei. Lei rimane inamovibile. Cioè, vorrei farvi notare come sta muovendo le mani Claudio. Lei rimane inamovibile. Salve, voi siete una guardia di qui? Si può dire che sia una guardia di un po' di tutto. Piacere. Mio signore, per favore, scusi. Eliara. Eroi di custodi grigi. Ma è l'inquisitrice. Inquisitrice, piacere. Ah, quindi è un titolo che hanno un sacco di persone qui. No. Ah! Salve, inquisitrice. non mi immaginavo. Beh, giusto, a sporcarsi le mani con i suoi colleghi. Non poi chi importa se è una cosa poco femminile. Non, mi interessa la politica. Scusi, ha un cappio! Sono sicura che ce ne sia da qualche parte. Straordinario. Vi interessa della corda? No. Abbiamo anche dei ceppi. Oh, ce l'ho, se no. No, quelli no. Mi segnare, le portiamo notizie da parte di suo zio. Ah. Vedi che la sua faccia si fa un po' più seria e scocciata. Cosa vuole stavolta? Cosa gli serve? Niente, la volevo informare. Quando mi ha detto che stai combattendo col toro, mi sono seduto docile. Sì, no, avevo immaginato. Non faccio più casino. Che con te bastava quello. Era quello che lì era, che non trovavo la chiave di interpretazione. Pagalo. Però adesso l'inquisitrice non dico più niente. C'è stato un problemino di un demone della calma che si è introdotto. Andiamo dell'ozio. Ozio, pigrizia. Detto anche nella lingua Dalish, uno sloth demon. La famosa lingua Dalish, un po' come il mandaloriano. Sì, esatto. Quelli molto grossi si chiamano super sloth demon. Si è introdotto nella fortezza dei custodi grigi e ha provato a addormentarci tutti. Ma siamo riusciti a debellarlo momentaneamente. Abbiamo salvato suo zio, ma non crediamo di ringraziamento per questo. Ma non è vero. Il Kadog non lo sa.
Non è vera questa cosa. Il siriscalcone è suo zio. Suo zio è a nord. No, è pure la marotta. Io sono convinto che sia il siriscalcone. È partito 10 giorni fa. Io sono convinto che sia il siriscalcone. Non è ma è un umano, non è siriscalcone. Ma io non ho ancora collegato che lei è un cazzo. E Carlo non si è d'accordo, quindi non dice niente. Togliti dei punti in intelligenza. Almeno due. Cioè, no, non è. Ah, io mi giro, scusi un secondo. Non è il siniscalco. Noi abbiamo aiutato il siniscalco. Giusto che è un umano. Bravo. Era partito suo zio. Allora. Esatto, era in viaggio già. Beh, abbiamo salvato tutti i suoi seguaci. Giustamente, sì, esatto. Sono contento per le loro famiglie, ma i custodi grigi hanno fatto più danni. Noi stiamo altro. Cercando di rimediare. Vero, ai soprattutto danni. Quelli orlesiani. Soprattutto siamo quelli. Ma in particolare quelli. Cosa intende, signora inquisitrice? Io sono seduto. Creare un'armata di demoni? Cercare di andare a risvegliare alcuni dei chierici degli antichi dei sperando di poterli controllare? Pessima idea. Pessima, sicuramente. Infatti noi siamo la rifondazione del partito dei custodi grigi. Nuove idee! Se non sbaglio ci ha pensato l'inquisizione a risolvere tutto, no? Come tutte le volte che succede qualche cosa negli ultimi anni ci deve pensare l'Inquisizione. Beh, d'altra parte siete stati fondati per quello, no? No, siamo stati fondati per chiudere uno squarcio nel cielo. Vabbè, ma... No, per risolvere qualunque problema che il Tedas abbia e che la gente che crea non è in grado di risolvere. E gli vogliamo far risolvere ai Templari? No, i Templari sicuramente no. Ma i Templari non esistono più. Grazie. E neanche i Circoli dei Magi. Però... Ho provveduto anche a quello, prego. Però c'è una cosa... Grazie. Che mi stavano un po' sulle palle. Non ho capito, sinceramente. Però se ho capito bene, c'è il demone. Ha indemoniato un nostro conoscente, che però è anche un adepto della calma. Ah, ecco, quella è una problematica particolare. E adesso è tipo... Cerchiamo informazioni. Te vinte. Ah, non è la prima volta che succede. Vedi. Sapevamo che da lei avremmo potuto ottenere maggiori delucidazioni che da altri. Vedi? Non è tutta muscoli e niente cervello alla fine. Purtroppo quello che ne sa di più, purtroppo per voi. Lei fa finta di non ascoltare. Ma complimento! Purtroppo per voi quello che ne sa di più su questa faccenda è Cole. E? Qual è il problema? È molto enigmatico. Sì, quello potrebbe essere un problema. Non sono sicuro che sia completamente comprensibile quello che vi dirà. Beh, però potete provare. Ecco, mi capita quasi con tutti. Quindi per me è una costante. Non diciamo che tentare non ho, c'è cioè sicuramente un punto di partenza. Sembra una guerriera comunque. È chiaramente una guerriera. Cioè, beh, sicuramente magari ne saremo più abili alle conversazioni. Abbiamo preso meno botte in testa durante l'addestramento. Io no. No, e si vede. Mia signora, io spero di rivederla presto. Ho promesso a un gran bel posto questo. A dei suoi. A parte, Cole, dove potremmo trovarlo questo signore, gentil signore? Da qualche parte nella fortezza. Un custode grigio può entrare. Attenzione, Alice dice: l'inquisitrice, che sangue ha utilizzato per il tatuaggio d'Alice? Bella domanda. Non lo sapete. Che vi ricordo si fanno con The. Come 10 quello scritto nel suo inventario. 10. Ho 10. Oggi abbiamo tutti delle skill di comunicazione pazzesche. Le feste è saltato il wifi. Stazione. A metà del messaggio l'ha mandato. Metà del messaggio. Non funziona così. No. No. Beh, andiamo a parlare con questo Cole. Dobbiamo parlare anche con questo Blackwall, che mi hanno detto che è quello che ha tradito un tempo i custodi grigi, era un finto custode grigio. E ci dobbiamo picchiare col toro. Picchiare col toro. Allora, mio caro, io con Military Rolls avrò sentito il toro di ferro. È il Kunari più famoso in lo devo sconfiggere. Mio caro Lothriar, penso che tu sia il più adatto a parlare con questo Messer Cole. Beh, io sono più adatto a parlare in più o meno tutti i casi. È vero. D'altra parte io ho studiato. È vero. È presente quando vedi diventare di pietra la faccia di qualcuno? Ecco, quella di Richard è diventata di pietra. D'altra parte abbiamo i muscoli, abbiamo i riflessi, abbiamo il cervello. Sì. Poi che tu sappia fare solo quello non è colpa tua. Certo. Ti va di andare tu da Colno intanto, vediamo certo. Di trovare eventualmente questo Blackwall e vedere cosa ci racconta. Inquisitrice, è stato un piacere. Se vorrei poter dire lo stesso. Magari quando sarà più presentabile ci vedremo più avanti. Sicuramente
andate a parlare con Josephine quando vorrete vedermi di nuovo. Signora in cui certamente dice... stacca la spada dal manichino. Io nel passare accanto. Scusi. La rinfila. Scusi. E si allontana. Locklear, io ho la sensazione che potrebbe essere utile chiedere a... Josephine, chi è Josephine? Quella che ti ha sfanculato prima. La guardia? Quella che non ti ha fatto vedere l'inquisitrice. Beh, ci sarà un protocollo da seguire. Sì, è quella. Si stava allenando d'altra parte. Ma infatti, era quella comunque. Peccato, sarebbe una così bella donna se non perdesse tutto questo tempo sudata a picchiare manichini. Ma si può entrare, c'è un custode grigio, può entrare nell'inquisizione? Sì. Mi piace l'inquisizione, vorrei... Beh, come hai visto, mentre andiamo a cercare quello mi porto lui dietro, come hai visto, già uno che non era neanche un custode grigio poi è diventato, è entrato, quindi... Uh-huh. Tu che sei un vero custode grigio... Forse dovremmo parlare con Blackwood. Tu alzi l'indice, io mi volto e vado verso l'inquisitrice. Signora, no! Signora, un'ultima... No, non si voglio... gira con... Stealth, io faccio stealth. Anche stealth. Molto bene. Opa! Si gira, che c'è? Io volevo sapere se potevano servirvi altre due braccia per la causa, perché mi sembrate... Dipende, di chi? La vostra. No, le braccia di chi? Le mie. Allora sì. Penso che si possa fare, perché li vedo sconclusionati questi custodi grigi e preferirei qualcuno di più, e quindi col manichino. Ti si riavvicina. Cato, andiamo! Arrivo! Se volete abbandonare i custodi grigi abbiamo il modo per farlo. Mm-hmm. E si riallontana. E vado verso di loro. Andiamo a cercare questo call? Sì, verso lui. Loro chi? Verso Locklear. Andiamo a cercare questo call? Ah, sì, Locklear. Tu non preferiresti stare con l'Inquisizione invece che con i custodi grigi? Perché? Perché loro possono svincolarci. Sì, ma vivono qua. Hai visto che posto di merda? No, ma vanno sempre in giro. Allora, intanto io non mi farei medicare in quel posto, anche se fosse l'ultimo posto sulla terra. Ma non è che la fortezza... Preferirei una latrina. Non è che la fortezza della veglia sia proprio... Beh, ma noi viaggiamo. Appunto, ma viaggiamo anche, siamo dell'inquisizione, ma siamo più indipendenti, perché siamo super partners. No, sei, devi stare sotto l'inquisitrice, mentre in questo caso siamo... Beh, ci starei volentieri sotto l'inquisitrice. Sto aspettando, In quel senso, no, beh... Beh, non è il tuo tipo, magari, no. Però... Un po' troppo rozza per i miei gusti. No, è elfica, diciamo. Il toro di ferro non era bisex? Sì. No, non mi interessa. Non mi interessa. Anche perché sei più grosso di te. Lui è il bear. Per Montizio. Ha anche un occhio solo. Scusi? Salve, sa dove posso trovare Cole? Tira un dado da 6. Ah, Richard mi ha detto che devo cercare Blackwall. Rich, vabbè. Non separiamoci. No, giusto, è vero. Andiamo da Cole. Poi andiamo da Ma voi dovete parlare di... L'ultima volta che l'ho visto era in cima alla torre del palazzo. Ma era anche qualche minuto fa. Potrebbe essere ovunque ormai. Beh, penso si veda. E si allontana ridacchiando. Che è maleducata la gente per l'inquisizione, non c'hai un'idea. È rincoglionita più che altro. Che cazzo di risposta è? Ma perché ride? Non faceva ridere, ho chiesto un'informazione. Boh, magari non l'abbiamo capita. Sarà uno scherzo, boh, di ricordo. Vada a chiedere a un altro. Ok, tira un altro dado. Cole? L'ho visto qualche ora fa. No, allora l'ha visto prima l'altro. Arrivederci, lei è inutile. Vado da un altro. Come è fatto questo call? Non lo so. Fermo un altro tizio. Come è fatto questo call? Cioè, è sempre lo stesso di prima. Di prima. Si rigira. Scusi, come è fatto questo call? Come? Più o meno alto all'incirca come una persona normale, ha i capelli biondi, magro, pallido. Mi guardo attorno. Pochissimo, aspetta. Mi guardo attorno anch'io. Faccio. Aspetta, ma io posso ritirare Sing? Sì. Non ho calcolato l'altro. Beh, che sarebbe 14. Fatto. Ho fatto 10, 14, 16. Non vedi nessun tizio magrolino, pallido, con i capelli biondi, che sembra di paglia. Qui non c'è nessun call. Andiamo a chiedere a qualcuno magari un po' più importante. Vado a chiedere a una guardia. L'inquisitrice. Salve. Call. L'inquisitrice ha detto di cercarlo.
ti indica là sopra. Praticamente, seguendo i camminamenti, c'è una torre sopra al cancello principale proprio. Ti dice, ultimamente lo vedo spesso là, credo di averlo appena visto passare da una delle finestre. Molte grazie. Grazie mille. Prego. E ci avviamo. Cittadini. Cittadini. Iniziamo ad andare verso di là. Arrivate salendo le scale e facendo tutto il camminamento, davanti a questa torre vedete che era prima una parte fortificata, adesso è stata trasformata in una stanza più di una specie di salottino. Ok, cioè, sì. Più di conforto. Più conviviale. Permesso? Esatto. C'è nessuno? Call? Fai un tiro call. Di willpower. Self-discipline? No. Coraggio o morale? No. Beh, io ho fatto tanto. Io ho fatto zero. Tu stai andando in giro per la stanza, stai praticamente uscendo dalla parte opposta, e mentre tu stai per seguirlo vedi che c'è un tizio che ti sta fissando praticamente da sotto la tua faccia. Peccato che è un divano. No, non è il giro. No, salve. Non l'avevo notata. Un altro di voi. Sarete così tanti. Eppure siete solo due. Signor... Lo vedo. Adesso che sta parlando, se ti giri vedi che sta parlando con Katog. Io sono uno, lui è l'altro. Sì, siamo due, in effetti siamo due. Salve Katog. Molto piacere. Katog, Loclia, in cui si dice ci ha mandato a parlare. Quindi siete in tre. Perdono, chiedo perdono. Non volevo portare disrispetto a voi. No, siamo in due. Ci parla lei, ci parli tu. Siamo in due. E ti sembra che stia guardando verso di te, ma leggermente spostato in alto. Mi sposto. Rispetto alla tua testa è leggermente a sinistra. Mi sposto leggermente a sinistra per incrociare il suo sguardo. Noi dovremmo parlare di magia con lei. Anzi, lui dovrebbe parlare di magia. Io dovrei farmi una pendica qua, di fianco. La magia è un dono che il creatore ha dato. Eppure tutti lo vedono come una maledizione. Vero? Vero, anche questa barba. Molti la vedono come una maledizione, ma in realtà è la dimostrazione di una cosa compiuta. La pubertà. Ho studiato per gli umani. Posso mettere fine anche a questa tua sofferenza. Non sto soffrendo, tiene caldo. E vedi che sta di nuovo guardando non dritto davanti a te, ma di fianco. Sei rotto. Preferirei di no, mi sembra che la sua mira non sia dei migliori. Ah, mi scusi. Lei che cosa ha? Mi sta chiedendo. Mi sembra di parlare con Aidan. Strabico però. Sì, grazie. È stato un piacere. No, dobbiamo chiedergli del coso, il demone della che ha. Allora, c'è un demone che però è pigro, è noioso da combattere, però ha intruso un nostro amico della calma, Calmo. Di quelli che sono calmi. Non avrei saputo dirlo meglio. Povere anime tormentate. Veramente. Che non hanno pace e non sanno quando il loro momento è giunto. Povere. Vero. Però ci sono. E quindi? Cioè, come è possibile? Perché siamo qui? Mi hanno detto che non è possibile. Cioè, mi ha detto Locklear, che è molto intelligente, ha detto ma questa cosa non dovrebbe essere possibile. E la inquisitrice ha detto sì, è già successo, chiedete a Cole. Purtroppo sì, è già successo. E come è successo? Apposta. Beh, almeno non è successo per sbaglio. E nello specifico, cioè, può parlare in maghesco con lui del dettaglio? Tra poco aspetta che comincia a muggire. Comincia a fumare. Comincia a fumare le orecchie. Sto cercando di evitare una il corno bella. Prende fuoco. Divento Hellboy. L'anima è un'esca che i demoni seguono come lucciole nella notte. Anche se una lucciola è spenta, ha ancora un profumo. Basta che il predatore la senta. Ma le lucciole non hanno il fatto. Non ci vai a pesca con ci capisco un cazzo. Con le lucciole no. Però se vuoi illuminare potrebbe essere l'idea. Non sono le lucciole a seguire. È il cacciatore di lucciole. Esatto. Il demone. Lucciole, vedo che anche tu inizi a capire come il tuo compagno. Io faccio di sì con la testa. Mi sembra giusto.
Spazio di inquisizione. Quindi, cosa possiamo fare per il nostro più o meno conoscente? Come dice il tuo compagno, guarda me o guarda... No, guarda leggermente a sinistra della testa di Locklear. Io faccio dubbio, ma chi... Ah, mi scusi, lei può tornare a dormire. Non voglio tediare oltre il suo povero animo stanco. E ti fa un cenno mentre ti appoggia la mano sulla spalla e fai un tiro di willpower. Bene. Coraggio morale, non posso più. No. Ho fatto 8, 9, 10, 11 più 4, 13. Ti senti molto rilassato. Grazie. Più non 4 è 15. È 15, ho sbagliato. Non sei addormentato, sei no. Solo molto rilassato. In effetti mi siedo un po' qui, parli pure con loro, chiunque siano, e mi metto giù. Dovresti chiedere a chi sta dentro di te. Risposta è dentro di te, però è sbagliata. Non c'è niente dentro di me. C'è molto dentro di te, tu non lo sai. Divisce gli intestini. Sono un chirurgo, lo so. C'è anche qualcosa che l'occhio non può vedere. Divisce gli intestini. Quando lavoro io, l'occhio lo può vedere. L'occhio può vedere le viscere e gli intestini. Non l'interno. Anche l'interno. Solo se li apri. Però sei morto e quindi non puoi vederli. Quando uso questo e tira fuori un coltello, io vedo gli intestini delle persone. È giusto, sì, questo è vero. Beh sì, perché gli apri la pancia, immagino, e li poi li vedi. E ti aprirò. Eppure tu non sei in grado. Ma non puoi vedere i tuoi. Di vedere ciò che ti sta a fianco. E mettevi al coltello. Io se lo faccio spallucce, pare di sì. Comunque per il nostro amico c'è qualcosa che si può fare? Uccidere il demone nell'oblio. Ma è dentro di lui anche nell'oblio? Se lo incontrerete nell'oblio ci sarà solo lui. È vero, io non l'ho incontrato. È vero, l'abbiamo incontrato dentro l'Illuvian. Eh sì. Illuvian? Sì, siamo entrati in uno, carino. Illuvian, male. Fai un tiro di willpower. No, ma l'ho rotto. 15. Per un attimo lo perdi, vedi che... L'hai perso, lo stavi guardando, non ti sei dimenticato che lo stavi guardando. Poi ti ritorna in mente che c'era qualcuno con te nella stanza e lo vedi che sta uscendo dalla porta, scappando. L'ho rotto l'Eluvian. Gabbia di forza. Ostia, no, in mezzo di posizione. Arm full spell, i PNG ti attaccano, Non è un fail, il force field. Ah, giusto, così ci può fare gli incantesimi. immortale, mentre noi non possiamo in nessun modo fargli nulla. Non mi ricordo se è un tiro. No. Ok. No, tu hai... Ah, scusa! Tu hai il tiro per lanciarlo. Sì, giusto, per lanciarlo. E la madonna. Troppissimo, il cazzo. 6-5-4. Ah, scusa! Non volevo... Mi hai spaventato. Cosa hai fatto l'annullo? Ok, anche perché ti sei reso conto che comunque ci stava lentamente passando attraverso. Call? Vogliamo spaventarti. L'Illuvian è distrutto. Ok. L'abbiamo distrutto, vero? Sì, sì, è distrutto. Si riavvicina. Lo strutto è meno buono del burro, però. L'abbiamo distrutto. Prima sì. Ci siamo entrati, abbiamo incontrato il demone. Poi abbiamo incontrato anche Giustizia. Simpatico quello, un po' squadrato. E poi niente, se n'è andato. Solo che sappiamo che solo che nel Tevinter. Però... Se ci puoi aiutare in qualche modo. Dorian vi aiuterà. Chi è? Un magister. Ed è qui? Sì. No, è Dorian, scusate. E però l'inquisitrice ci ha detto di venire da te. L'inquisitrice vi ha solo messo su un sentiero. Penso io sono che... la soglia. E dove è rimasto? La soglia quella da cui te ne stavi andando. Perché sei così spaventato dagli Illuvian? Non fanno niente. Gli Illuvian porteranno la distruzione e la morte. Beh, è un bene che sia andato rotto. Infatti sono rimasto solo perché l'avete infranto. Però dentro ce n'erano tantissimi. Però non funzionava. Rompere tutti? Io ho infranto quello che era qui. Noi abbiamo infranto, vedi? Quello che era là, abbiamo qualcosa in comune. Quindi abbiamo salvato il mondo. No, avete solo ritardato la sua morte. Beh, hai detto poco. Forse sarebbe più compassionevole mettere fine alle sofferenze di questo mondo una volta per tutte. Ma no. Vedi che sta diventando, i suoi capelli si stanno facendo un po' più scuri.
e la pelle è ancora più bianchiccia, quasi semitrasparente. Cioè, perché? Non è vero. C'è tanta gente, tante vite. Dove c'è la sofferenza, c'è la gioia. C'è il cibo. Non sai quanto sono stato contento quando le mie prime ricerche hanno dato i loro frutti. Nonostante siano stati sacrifici e sacrifici per tanto tempo. C'è il cibo. E quello è il bello dell'essere umano, elfo. C'è il cibo. Vi invidio. Vorrei sapere cos'è. Il cibo? Cosa, l'essere umano elfo? Entrambe. Non mangi? Non ne ho bisogno. Beh, neanch'io, però lo faccio lo stesso. Soprattutto tu mangi quando non ne hai bisogno. Non mangio mai. Beh, è stato un piacere. Non mangio mai a stomaco vuoto. Sì, no, sei un ragazzo. Non mangio mai a stomaco vuoto. È un ragazzo, no? Sì. Sei un ragazzo un po' strano. Chiedete a Dorian. Va bene, tizio strano. Ce ne sono tanti di Dorian nel mondo. Beh, ma sarà qui, immagino. Ah, sì. Allora, chiediamoglielo. Non c'è più. No, però potremmo chiedere alla guardia. È veloce, tipo Richard. Sì, è vero. Magari è dentro quel barile, apro una casa. Nel senso che si scompare, dice cose senza senso? Beh, più o meno sì. Andiamo a cercarlo prima che si metta nei guai. E così cerchiamo anche questo Dorian. Andiamo a cercare, sì. Sì. Vediamo chi troviamo prima. Andiamo in giro e chiediamo sia di Richard che di Dorian. Intanto, Richard. Io avevo girato per ricercare Sera e il toro e Blackwall per andare in taverna. Basta con la main quest! Ma non è main quest questa! Quelle dei companion sono sempre tutte side quest. Erano lì dietro che stavano scommettendo su quanto ci metteva l'inquisitrice a mandare a cagare Locklear. Sera ha vinto di nuovo. Prima non l'ho detto, dice cose senza senso, perché secondo me Richard dice cose con un sacco di senso. Solo che non lo capite. Esatto. Perché dice cose che non capisco, ho detto. Tanto non capisco nessuno. Salve! Ti offro da bere, ho vinto altre 5 monete d'argento. Sei una gran scommettitrice. Devo essere sincero, penso di aver intuito su cosa potresti aver scommesso. Io temevo ci staccasse la testa. Scommetto che lo posso indovinare. Ma facciamo che per oggi hai già vinto una scommessa con me. Passiamo alla prossima, eh? Dai, ti offro qualcosa da bere. Ecco, grazie. Okay. Lei deve essere Messer Blackwall. C'è un tizio con il barbone nero, i capelli pettinati all'indietro, armatura di maglia un po' scura. E ti dice... Sì. Piacere, sono un custode grigio anch'io. Ma stringo la mano. Io da poco, però so che lei è sicuramente più, la vedo più esperta nel ruolo. Ho un sacco di esperienza, pur essendo da poco anch'io un custode. Io sono qui con i miei compagni, dei tipi un po'. Li ha visti, no, prima? No. No? È arrivato adesso? Sì. Sono dei tipi particolari, sono divertenti, ti tengono sul morale. Un po' come tutta l'Inquisizione. Sì? Ma per ora sto conoscendo voi, mi siete molto simpatici, quindi... Alla fine mi abbandonano tutte e due per entrare nell'inquisizione e io vado avanti perché a me non mi vogliono. Esatto, non è che anche tu non vuoi entrare, no, che loro non che ti loro vogliono. Non mi vogliono. Vi sedete a uno dei tavoli della taverna che c'è all'interno della fortezza. Sera facendo al taverniere che porta una bottiglia e 4 bicchieri. Ma ditemi, da quant'è che siete qui voi? 2 anni. Ok. Girate mai per il mondo? Continuamente. Wow. Non esiste un posto che sia più in grado di chiamare casa. E intanto se la fa. Ed è una cosa buona. Se no sarebbe tutto sempre molto noioso. Invece giriamo, andiamo di qua, di là. Ho un sacco di amici da tutte le parti. Beh, ho preso un fa, sacco no? di cose dappertutto. Ho bevuto un sacco di cose. Un sacco di ragazze da trovare. Di raga? Sì. Cavoli. Io ti dico che sto cambiando il mio quick reflexes, il talento, con carousing, che è un talento fatto per bere in taverna, perché c'è toro di ferro e lo voglio sfidare a bere. E tolgo l'ultimo, come si dice, metto come focus, tolgo morale e metto drinking. Vai. Molto. È costituzione però drinking. Allora tolgo perché lo volevo prendere io per avere più 7. Tolgo initiative, che è una primaria, e metto drinking. Tu lo sai, vero, quale sarà il mio piano nel momento in cui tu sfiderai il toro di ferro, vero? Scommettere contro di te? No. Scommettere su di te? Su chi sta sopra, alla fine della bevuta. Perché tu sarai ubriaco e lui no. Ah, giusto.
Vediamo, Canning. Lui è abituato a bere barili di birra. Chi? Alla volta, il toro di ferro. Ma anche lui c'ha una costituzione. Beh, io mangio tanto. Il fumble è sempre il ventesimo livello, però. Ma è sempre... Birra e salsiccia, non mi interessa. Io sono il Terence Hill di questa di sfida. Non avrei detto, visto il rischio di questa bevuta, birra e salsicce. E comunque a Italia's Got Talent ci dicono che c'è gente in grado di mandare in vacca le cose più di noi. Non credo che sia possibile perché non hanno ancora dato fuoco a una taverna. Già. No, però alla fine questa potrebbe andare a fuoco. Alla fine di questa sessione ci sarà un cartello con la mia faccia nel fuoco alla barra, che io non posso entrare davanti a Skyhold di fianco al simbolo dei cani. In caso di necessità con la museruola. Dimmi quando arrivo in taverna. Ma io sono con te. Anche lui se n'è andato. No, beh, io ero con lui. Stavo cercando Richard. O Richard o direttamente Dorian. Chi troviamo prima? Pari Richard. Tira tu, perché sei tu. Ma se trovano Dorian per dispari primo, Dorian. Dispari Dorian. Ah, ok. Tra l'altro, cosa aspetta un momento? Perché il problema qua è che sono tutti quanti i personaggi che ci sono davvero in Inquisition. Dorian è il fighetto del Tevinter, no? Ok, lo spettro chi cavolo era? Cole era, ok, perché faceva confusione tra uno e l'altro. Non è che Claudio aveva giocato un altro PG ritardato come Aidan, eh? È Cole che è così. Stava attraversando un muro di forza. Beh, si vede come è vestito, se lo troviamo. Assolutamente sì. Voi dovete essere Dorian. Katog, vai pure a mangiare qualcosa, a bere qualcosa. Oh, grazie. Un elfo con la barba. Pensavo di aver visto quasi tutto nell'Inquisizione. C'è sempre qualche cosa in grado di sollazzare. Oh, ma non sono dell'Inquisizione. Non sono dell'Inquisizione. Ma io sì, piacere. Il mio nome è Dorian Parvus. Locklear, piacere. Ah, il cognome. Venite dal Tevinter? Sì. Una delle case nobiliari del Tevinter, se posso permettermi. Avete delle belle idee. Non avete fatto un sacco di cose sbagliate, però. Lo so, purtroppo i miei connazionali hanno una grande intelligenza e un pessimo senso del pericolo. Ah, quindi come qualcun altro qua. Quindi sputate nel piatto dove mangiate, praticamente. Molti di noi. Sì. Giusto. Vedi che con lui la comunicazione meno uno funziona lo stesso. Mi hanno detto di contattarla. Mi dica tutto quello che vuole. Meno male, perché gli altri sono un po'... A parte le condizioni igieniche del posto lì, una cosa terribile. Non mi dica, io ho passato molte ore parlando all'inquisitrice. Si prendono le infezioni. Chiedendole di mettere almeno del profumo nella stanza. È quello che volevo dire io, ma mi hanno cacciato fuori. Combatterò per questa cosa fino a che potrò. Sono molto contento perché è una cosa importante. D'altra parte, io mi intendo abbastanza di magia del tipo guaritivo e anche magia... Siete un incantatore anche voi. Oh, certamente. Non l'avrei mai detto. Uno dei più forti. È vero che però non si capiscono. Cioè, la cosa bella è che non colgono le offese. Che belli. Sì, ma d'altra parte non tutti hanno tutti quei soldi da buttare in vesti eleganti. C'è gente che fa altre cose, ma è una scelta di rispetto. Certo. Sono solo molto fortunato e preferisco dilapidare la fortuna di mio padre invece che farla usare a lui. Mi sembra giustissimo, soprattutto se ha qualcosa in contrario con lui. Giustissimo, è proprio il singulto. Mi sembra. Ha detto di lapidare! È quella del padre, mica la sua. Sì, ma potrebbe essere sua. E chi se ne frega, non è mia? Giusto, non sei paperone dei paperoni che quando vede spendere soldi agli altri. No. Soffre. Io sono contento quando gli altri spendono, perché magari arrivano nelle mie tasche. Ok, sì. Comunque, dicevo. Siamo qui per parlare con l'inquisitrice, ma tra gli allenamenti, il sudore e sicuramente la poca cura del proprio corpo. Ha estrema cura del proprio corpo. Sì, ha poca cura della propria immagine. Della propria immagine, esatto, ho sbagliato parola. Oh, non si preoccupi, succede continuamente a tutti gli inferiori. Certo, mi sembra giustissimo. Quindi, non mi ricordo perché l'avevo cercata. Ah, Cole mi ha mandato da lei. Cole? Bizzarro. Sì, parecchio, un ragazzino un po' strano. Ma d'altra parte no, intendo bizzarro che Cole vi abbia mandato da me. Anche Cole è bizzarro lui. Entrambe. Ma vedo che comunque, a differenza dell'inquisitrice, voi vi curate abbastanza della vostra immagine. Sì, anzi, vedi che è proprio vestito molto bene, profumato. Ha persino i baffi incerati in modo che stiano all'insù. Beh, qualcuno deve pur compensare, no? Certamente. Compensare, esattamente la parola che avrei scelto io.
Quindi, che dire, non ricordo, mi ha mandato qui, vabbè, a parte che era un po' strano e tutto quanto, però mi ha detto... Ragazzo interessante. C'è un nostro amico che è stato posseduto da un demone dell'ozio. Era un adepto della calma. Io pensavo fosse impossibile. Sono riuscito a capire qualche cosa di quello che mi ha raccontato Cole. Uno dei suoi amici, o meglio, un mago che conosceva, è stato mandato a investigare su un adepto della calma che era stato posseduto. Ma aveva scelto volontariamente di essere posseduto da un demone, attirandolo all'interno del suo corpo nell'oblio. Ma, no. Aidan però è stato il nostro amico, è stato posseduto non nell'oblio, ma attraverso un Eluvian. Probabilmente è stata la sua spinta corruttrice a dargli il colpo di grazia. Però non penso fosse volontaria la cosa. Potrebbe essere comunque stato nel posto sbagliato al momento sbagliato. Quindi è possibile che accada, è solo molto 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 raro. Certo, ma non è neanche così raro. Lei forse non sa, non ha sentito le ultime notizie evidentemente. Beh no, eravamo in viaggio, noi facciamo qualcosa. Capisco, la nuova divina. Che è? Cassandra Pentagast. Ah, è stata lei? Sì. Non c'era tipo un ballottaggio tra le due? Erano in tre in realtà, ma in tre. Sono cose che non ci interessano. Era una... cercatrice. Una cercatrice. Sì, ha cercato la verità sul proprio ordine. Ha deciso di rivelarla al resto del mondo perché... Che è quella che non era andata molto bene? In realtà è quella di come nascono i cercatori della verità. C'è qualcosa tipo simile possessione, non sono molto informato sulla cosa. È una storia molto interessante, simile a quella del vostro amico. Vengono trasformati in adepti della calma e posseduti da uno spirito della compassione o della giustizia. Tutto questo complicazione. La cosa interessante è che una volta finito questo processo diventano immuni alle possessioni. E non sono più adetti della calma. Potrebbe funzionare anche con un demone? Sì, da quello che me l'hanno raccontato. Però sì. Di solito è difficile farlo uscire, è mantenendo intatto quello che c'è dentro. L'unico modo in genere è uccidere il demone. Io ero, se ne può parlare qui, visto che tanto voi siete del Tevinter, avevate le mani in pasta un po' ovunque. Abbiamo. Beh, avete rinnegato, no? No, il Tevinter abbiamo, come nazione. E... poi non ho rinnegato, cerco di riportare la mia nazione a un splendore. Ah, quindi è patriottico. A modo mio, sì. Beh, l'importante è quello. Avevo iniziato a studiare un po' il fenomeno ai tempi, poi però purtroppo è stato velocemente chiuso il tutto, in quanto si trattava di un tipo di magia non molto apprezzata nei circoli, soprattutto dai templari o quello che ne restava. Temo che non sia apprezzata neanche da me. Ma... come passare su un altro argomento? Ma dicevamo prima, no? Perché quella cosa... Sì! Perfetto, ecco. Quindi visto che non mi ricordo perché come mi ha dato lei, ma le informazioni sono state molto utili, la ringrazio e alla prossima. Se le manderò un barattolino di cera per i baffi. Sono anche interessato a scoprire come un elfo ha trovato il modo di farsi crescere la barba. Con quella cosa che non le piace. Andrà bene così, arrivederci. Arrivederci. Intanto alla taverna. È una cosa tremenda. Io so che ci sono dei tiri fatti apposta per le gare di bevute, ma non li trovo. Guarda sotto veleno. Dici? Non penso. Ma Dio. No, perché praticamente c'è scritto, se guardi i talenti, c'è scritto ok. Il talento si chiama Karozing. Sì. Hai un più uno perché sbatti ho un più uno a tutti i Dragon Dice. Lui dice per raggiungere il pool, per raggiungere il target. Sì. La CD. Ma non c'è CD su un tiro contrapposto? No, non è contrapposto, è per vedere se tu svieni e se lui sviene. Ah, ok. Il allora primo poisoning. Che sviene. Allora è sicuramente poisoning, sì. Sì. Non è contrapposto, è solo per vedere chi sviene. D'altra parte l'alcol è un veleno. Quando non stai in poisoning stai in toxics. Sì, probabilmente sì. Sì. O sotto droghe. Sì, insomma, da quelle parti lì. Comunque, dicevamo, alla taverna. Entro alla taverna, felice di essere nella taverna. Ah, bene. Guarda un po' chi arriva.
Un altro torello. Non lo guardo neanche. Cioè, non guardo, cioè nel senso, sì, capito, che non guardo neanche te. Ho lo sguardo fisso sul toro. Vedo che è più grande. Vedo che è più grosso di me. Il Talvashot ti allunga una sedia e ti mette un braccio. Piacere. Molto onorato. Molto onorato. Io sono qua. Sì, per superare. Katog. Sì. Presentarsi. Ho detto piacere. Come si devono chiamare? Katog, me l'hai appena detto tu. Con la voce. È un Talvashot, non mi preoccupo di queste formalità. Va bene. Il toro di ferro. Ho sentito parlare a lungo, molto di te. Spero male. In ogni modo. La mia mira è che la gente senta parlare di me più di quanto sente parlare di te. La mia mira con l'arco è migliorata molto da quando ho un occhio solo, invece. Mi piace questa persona. E tira giù un bicchiere. Da bere per toro di ferro. Guarda Serra negli occhi e faccio. Dici che... Aspetta il quarto bicchiere. Ah, ok, va bene. Adesso vediamo chi cade prima dalla sedia. Ottimo, vuoi portarti avanti e raggiungermi? Assolutamente sì. Non so quanto ho bevuto. Quanto ho bevuto? 3 bicchieri. Portatemi 3 bicchieri. Più? Io prendo il mio e lo sposto. No, questo è mio. Più cibo. Cibo non interessa quale. No, il cibo indebolisce lo stomaco. Devi bere senza cibo per vedere chi è quello che regge effettivamente di più. Il cibo è una religione per me. Va bene. Spirito di competizione. Non mangio. Messer Blackwall vuole... scommettere? Penso Sera che stia già raccogliendo. Ah, è Sera quella che si occupa delle scommesse. Appunto, sta già raccogliendo lei. Io mi occupo di raccogliere quelli che svengono. Ah, beh, mi sembra un altro. Scommetto 5 volte che Kato viene prima. Io 10. Ok. Come farsi fottere in una maniera brutale. Proprio. Sono stato un genio. Vai, Cla. Quale? Lui. È indifferente, ok. Dai, bevi i 3 bicchieri. Un tiro solo. 14. 5, 2, 2. Fa 9? 9, 9 più, sì, 9 più 5 da solo. Ho fatto 14 più 2. Anzi, più 1, più 1, più 1. In realtà, ok. Solo sul Dragon Die, no? No, su tutti i Dragon Die. Quindi solo il 5. Ah, più 1. Più 1. Comunque. Buono, cos'è questa roba? Va bene, non mi interessa. Whisky. Caraffe di whisky. A stomaco, no, tu poi non sei a stomaco. Per te stomaco vuoto vuol dire che hai mangiato per 3 persone prima. Eh sì, esatto. Meno male che lo portano senza ghiaccio, sarebbe una schifezza altrimenti. Ok. Beh, se lo vuoi col ghiaccio basta uscire dalla fortezza. No, senza ghiaccio, whisky si può bere così liscio. Tra l'altro è una cosa di cui ti rendi conto adesso. Fuori sulle montagne c'è il gelo, il freddo, sì. Dentro la fortezza è primavera. Ah, bel tempo si spera, chissà chi è. Io nel momento in cui lui tira giù i suoi boccali e stanno per cominciare con l'altro giro, passo dietro al toro di ferro, è un... per me chi ti sfida... è interessato. Poi vedi tu. E passo ogni sorsata a mettere. Io non capisco niente. Io non capisco niente di tutto ciò. Facendo l'occhiolina sera un. Io lo sto guardando fisso negli occhi. Con aria di sfida, ma anche con grande intensità. Nell'occhio. In realtà possiamo fare un favore a Alice abbastanza facile. Riassunto gli ultimi 20 minuti. L'occhio si fa odiare in giro, Katog che sta sfidando a bere toro di ferro e Richard fa lo stronzo andando in giro a fomentare. Che amicizie! E Alice, ascoltaci in podcast perché l'inizio di questa puntata è stato proprio è stato bellissimo. Abbiamo offeso gente di ogni etnia, religione e cultura. Sesso, soprattutto gli orlesiani. Esatto. Qualunque cosa. Ok, quindi, quarto... Quarto, sei pronto? Io mi ricordo la prima volta che ho bevuto il mio quarto bicchiere di whisky in una sera. Avevo 4 anni. I miei genitori non esistevano perché sono cresciuto nel Cune, quindi sono stato affibbiato a un'accudatrice. Quella notte l'accuditrice si è addormentata prima. E ha perso la sua virginità. Esatto, no, la stessa cosa. Abbiamo bevuto fino a che non abbiamo svuotato 4 barili. Lo guardo e senza proferire parola
Lui ha più 9. Attenzione! Mi sa che ce l'ha. Sono qua. Chi viene per primo. Sì, sì. Esatto. Era 15. Ce l'ha fatta. Mannaggia. Più 11. Ce l'ha fatta proprio. Preciso, l'ha sentito questo, eh? Io attenzione! Io fresco come una rosa, sì, però magari sai, lui sente e poi continua ad andare avanti. Io. Ma sente solo perché ha fatto un 2. Se era un 1, quello aveva fallito. Un cazzo. Quando è invece che ti sei ubriacato per la prima volta? Io mi sono ubriacato per la prima volta. La prima volta. Non mi è mai capitato di ubriacarmi per la prima volta, sai. Io mangio mentre bevo, cioè io mangio sempre. Ah, sei uno di quelli. Sono uno di quelli. Io sono uno di quelli che mangia, in generale. Questa sera brinderai, e poi brinderai di nuovo. Brindiamo! aspetta. Aumenta di uno ogni giro. Quindi questa volta è di 16. È 16. Tu hai più 7? Allora, se io ho più 7. E quindi basta che fai 9. Ok, ho fatto 9. E anche il quinto bicchiere reggono tutti e due. Comincia a farsi una folla attorno a noi, perché il quinto bicchiere di whisky. Caraffa di whisky. Caraffa. Io mi torno dal bancone con un piatto di agnello e mi metto accanto a mangiarlo passando i pezzi a serra e a Blackwall. Io guardo l'agnello. No. E scuoto la testa. È una questione di onore. Ma è buono, è un... Questo è uno scontro onorevole. E com'è che sei diventato un tal Vashot? Non mi piaceva il mio nome, era uguale a quello di tutti gli altri. Quindi ho sfanculato il Kun e adesso sono in giro per dimostrare che non è necessario essere... perché sono abbastanza ubriaco da parlargli di questa cosa. Che non è necessario fare parte del Kun. Fai una prova di... No, tu non ci sei. Per ottenere... Potrei arrivare dopo. Per ottenere gloria. Conosceranno tutti il nome di Katog a breve. Sì, ma posso rivelarti un'altra cosa? Intanto beviamo. Sì. 17. Sì, ce l'ho fatta. Devi fare 10. Sì. Non c'è bisogno di abbandonare il Kun. Io sono conosciuto da tutti come il Toro di Ferro. Ma... Eppure il Kun è l'unica strada che seguo. Quando è che ti sei obbligato per la prima volta? Tra qualche minuto, esatto. Un paio di minuti. Quello che succederà, brevissimo. Troppe regole. A me non piace che mi venga imposto quello che devo fare, come mi devo chiamare, che devo essere. Quel nome te l'hanno dato, non te lo sei dato da te. O te lo sei dato da te? Me lo sono dato da me. Ma è contrario alle regole. È contrario alle regole del Kun, cominciò ad avere la voce. Non è un nome di persona, è solo un appellativo. Non è contro le regole del Kun. Ma io voglio. Ovviamente. Io voglio il mio nome. E non ce l'ho fatta. Sì, era 18. Hai fatto 18. E non ce l'hai fatta neanche tu. Io aspetta. Hai fatto 18. Io ho fatto. Che ha più 9 di costituzione più il focus. Allora più 11, non più 9. Ce l'ho fatta anch'io. Perché questo è 2. Che culo! Tutti e due anni. Diciamo, perché? Sì, ma sono tipo la quinta caraffa. Sono la sesta. Caraffa, però. Caraffa. Okay, non voglio un appellativo. Il mio nome deve essere solo mio. Il mio nome. Perché hai capito? Mentre faccio. Cioè, appoggio la mano sinistra, ma non riesco. E sbatto il corno contro il tavolo che si pianta nel tavolo. Passa dall'altra parte. Che ti prende la testa e te la solleva. Grazie. Staccando di grazie. Va croc. Grazie. Un'altra giraffa. Caraffa. Si dice giraffa. Giraffa. E portavo una giraffa come quella della birra. Io batto 5 a 7, io sulla mano a serra per battere 5. Dai che crolla, dai che crolla. Alla salute. Aspetta. Sì. E vedi che sta per ribaltarsi indietro la sedia. Tengo la. Sì. Facciamo un'ultima cosa prima di bere questa caraffa. Sì. Una prova di braccio di ferro. Oddio. Certamente. Non vedo perché no. Io tiro sul piatto con il resto dell'agnello. E lui ha
più 12. Merda. Già compreso il focus. Non ce la farà mai. Non è detto. No, 6-6, cazzo. Triplo 6 sul braccio di porca ferro. Porca troia. Vabbè, sarò di ferro. Si spezza in due al tavolo. Il whisky che rimaneva cade per terra, si rovescia. Non aveva, gli mancava una gamba a questo tavolo, si è rotto subito. Sono per terra, ovviamente. Si è rotto subito. Un altro barile. Dobbiamo festeggiare. Festeggiamo, viva. Dai che lo batti. Porca, dai Claudio. Porca puttana. Dai. No, no! 2-1. Cazzo che tu. No, no! Bevo per terra. Bevo direttamente da per terra e mi addormento. Toro di feltro. Toro di veltro. Ah, è stata una bella battaglia. Si sono appassionato sulla spalla. Per terra svenuto. Complimenti. L'avevi in pugno su un tiro. Porca troia. Su un tiro l'avevi in pugno. Forse è il caso di farlo dormire in qualche posto più confortevole che camera il pavimento. Sua? Ha una camera? No, appunto. Quindi come faccio a portare... Sera, che cosa voleva dire? Credo che ti stesse suggerendo di prendere. Ricordate, amici che ci ascoltate, no vuol dire no. Ma lui non ha detto... In qualsiasi modo vada questa cosa... No, lui non ha detto di no tecnicamente. Il picchiaggio ignorante arriverà quando si sveglia. Io spero che non arrivi mentre dormo, diciamo. Spero che non ti prenda abbastanza. Toro di ferro. Aiuto. Si alza, lo prende per la cintura e mentre lo tira su cade anche lui all'indietro svenendo sul tavolo dall'altra parte e inizia a russare sonoramente. Al che Blackwell si alza, appoggia la sua caraffa, guarda Richard e ti dice: ecco, sì, che cosa tocca fare a me. Oh, tira su il toro di ferro. Io mi tiro dietro un complimenti e lo trascina fuori dalla taverna abbandonando lì cacca a te. Io ho un'espressione beata mentre sto entrando io che mi sposto. Esatto. Prego, beh, pure, cioè non diamo fastidio agli altri, eh. Entra. Cazzo, che quanto ti prenderei a schiaffi nella vita reale. Ma a schiaffi, oddio. Beh, che dici, lo posso lasciare qui? Lui gli mette una copertina. Il tavernino ti fa da lontano. No. No? No. Potete portarlo nelle sale degli ospiti. Richard, perché hai comprato tutte quelle caraffe? Io non ho comprato niente. Vuoi un po' d'agnello? Intanto l'oste si avvicina e ti fa... Sarebbero... E rimetto una cosa d'agnello sul piatto. E era quasi arrivata la bocca. Rimetto sul piatto e mi siedo di più lontano. Una moneta d'argento per il tavolo che deve essere riparato. In più, se volete farlo stare in una delle stanze degli ospiti, perché qui non può stare, sono altre 5 monete di rame. No, ma lui ha detto che voleva dormire di fianco al manichino. E prova a tirarmi su Katog. Ce la fai anche lontano. Lo prendo con una gamba. Eppure ho venduto tutto. Lo trascino. Mettiamola fuori così: 2 monete d'argento in tutto. Se mi trova qualcuno che ce lo porta nelle stanze, questo si può fare. Paghi 2. Sì. No, però rischiate di darvi al culo. Io gli accarezzo la testa e gli dico: non ti preoccupare, sei scappato dal culo. Adesso sei uno sporco talvasciotto. E sorrido felice. Andate a dare via il culo. Beh, sera. È stata divertente, non trovi? Sì, molto. Vuoi venire anche a dare fastidio alle guardie mentre fanno il cambio della guardia stanotte? Oh, hai voglia! Ottimo. C'ho niente da fare, eh. Tu hai scoperto qualcosa? Beh, in teoria avremo cose più importanti da fare, però se ti vuoi divertire fai pure. Già qua ci vedono un po' male a quanto mi sembra. Ma io ho fatto amicizia con un sacco di gente. Sei il primo elfo interessante che conosco. Anche tu sei un elfo? No vuol dire no, Sì, ma mi sento poco elfo. Sarà il taglio di capelli, non dura molto. Ti senti un po' più elfa? No, vuol dire no, ricordati.
Sì. Quindi. E poi è la barba che ti tira la barba. Ecco. Hai visto? Oh, c'è un sacco di gente che non l'apprezza. È l'unica cosa che ti rende interessante. Hai visto? Perché non conosci il resto. Sicuramente lungo quel taglio di capelli poi. Ma dimmi, quante volte hai rischiato di venire uccisa per le frasi dette dai tuoi compagni? Niente, mai. In genere sono io che dico le frasi a sproposito. Dici che devo cominciare anch'io? Beh, bisogna sempre dosare le parole. Guarda, sono d'accordissimo. Tra l'altro, credo che sia rimasto un pochino di bottiglia di whisky, il fondino. Con questo ci facciamo tre bicchieri normali. Ma cosa è successo a Katog? Ha giocato con il toro di ferro. Cosa? Ah, ma hanno fatto una gara di bevute. Sì. Era whisky quelle cose lì, eh. Ho quasi sbattuto. Un barile intero. Ma dovrebbe essere il controllo se non è tipo in coma etilico. Vai, fai una prova di medicina. Sto benissimo. Meh. No, aspetta. Beh, no, sì. Questi cazzi. 6, 6, 8, 8 e... 13. 13. È ubriaco, peggio. Sverso, però è un cunari, il suo corpo è fatto per resistere a ben di peggio. Io guardo la tipa, che mi sembrava simpatica, visto che qua a quanto pare tutti mi trattano male. Prendo tipo un carboncino e gli disegno i baffi. Katog. Disegnagli anche un pene vicino alla bocca. Si fa così e ti prende il carboncino e glielo disegna. Le due palle alla base del corno. Oddio. Dici sì. Beh, dicevo, hai... Beh, ce ne possiamo andare da qui. Abbiamo finito quello che dobbiamo fare stamattina. E va bene, che dobbiamo fare? Fermiamoci qui per la notte. Tanto c'ho un appuntamento stasera. Mi sa che... Cosa? Non è come pensi tu. In che senso? Hai visto come guardava la cameriera? Ah, ma sì, ma quello l'ho già capito. Però è simpatica. Ah, vabbè. Poi ho come il dubbio di averla già vista da qualche parte mentre giravo per le città a vendere. Ma forse era un mio amico, una mia amica, non lo so. Ma... Beh, visto i vestiti potrebbe essere chiunque in giro. No, era proprio quello sguardo un po'... Un giullare? No. Non lo so, vabbè. Sai, la memoria di quei tempi cerco di... cancellare. Posso aiutarti su quello? No, lo so. Cioè, se possiamo ridurre al minimo il tuo manipolarmi la mente, sarei più contento. Vabbè. Manipoli la mente? Mi diletto. Ho salvato i custodi grigi così. Grigi. Beh, i custodi non sono molto divertenti in genere. Posso anche far dimenticare le cose alla gente. È stato utile parecchie volte. Perché? È più divertente quando si ricordano che li hai fregati. Sì. Ma tu potessi fargli dimenticare che li hai fregati, così pensano di essersi fregati da soli. Ma non è divertente. È come più divertente no? Se sanno che li ho fregati io. E poi non capiscono più niente. E non capiscono dire, cosa è successo. Beh, due divertimenti uguali. Il mio secondo me è più divertente. Il mio secondo me. Il tuo è divertimento meglio. È sbagliato. Il tuo è più noioso. Va bene. Andate stasera che ora? Finisco a letto questi subito. Tu sbagliato. Non è che oltre a farti crescere la barba sei capace anche di trasformarti in donna? È un elfo, è praticamente donna. Scusa, no, è l'unico con la barba. Cazzo, è vero. Comunque, stasera? Il cambio della guardia, non ti preoccupare. Va bene. Io sinceramente una pennichella me la faccio. Io me ne andrei, questo posto non mi piace tanto. Ma dobbiamo partire domani. Comunque, cosa hai scoperto? Praticamente niente. Sera se ne va nella sua stanza. Ho scoperto forse che... L'unica stanza della locanda che ha un balcone con vetrata. Sì, ma in realtà non ci hanno detto niente di nuovo. Mi hanno detto, sì, forse Aidan è stato posseduto. Ah beh, gli hai detto tu. C'è altra, forse, ha detto che la divina, che era una cercatrice, mi hanno detto che i cercatori si fanno tranquillizzare e poi... si fanno possedere da uno spirito per avere superpoteri ed essere immuni alla possessione. Però non so quanto ci possa essere utile, visto che Aidan non è che ha fatto il rituale per diventare un cercatore, era solo un cretino che ha deciso di diventare calmo ed è stato fregato da un demone. Ma... poi c'era un altro scemo che mi guardava di fianco, tipo, prima becchiamo le guardie che sono mute, poi becchiamo il tizio che ci vede storto.
Vi sembra un po' un baraccone sta inquisizione? Però ci sono persone. Ci manca la donna barbuta e siamo a posto. Ma guarda, abbiamo già l'elfo. Che è normale, sono un uomo. Beh, sì. Non guardarmi, io la barba ce l'ho, quindi. La domanda che ti volevo fare è: non è che per caso Aidan si è fatto possedere apposta per un motivo? Non penso che Aidan si faccia possedere apposta. Era molto intenzionato alle sue ricerche, a cercare l'architetto e tutto. Adesso è nel Tevinter, posseduto da un demone che controlla il suo corpo. Non penso che sia. Non è che magari gli è scappato di mano un esperimento in cui voleva farsi possedere fino a un certo punto. Secondo me lui ha acceso l'eluvia non sapendo bene cosa fosse e ci è rimasto fregato. Quasi c'era se c'era Simone a giocare con noi qua si stava contorcendo per terra per stare zitto. Avete detto la parola posseduto tante volte. Cioè, secondo me ha fatto una paccata incredibile e ne ha pagato le conseguenze. Però mi piacerebbe, visto che la nostra missione alla fine era trovare questo architetto, fare tutte quelle cose. Adesso siamo finiti nell'Orlé, che è un posto di merda. Tecnicamente è ancora Ferelde. Chi lo dice? Il taverniere, che ci tiene. Ma dobbiamo andare nell'Orlé. Mi piacerebbe rimanere nel Ferelde. Mi capisce. Quindi però il nostro prossimo step a sto punto? Il nostro prossimo step a sto punto è andarcene. Ho capito, va bene. Una volta usciti dalla fortezza. Qua non fa niente nessuno. Noi quando siamo venuti qua abbiamo sterminato Darkspawn, abbiamo salvato probabilmente interi villaggi, abbiamo salvato i custodi grigi, abbiamo fatto gli eroi e siamo qui e c'è quello che pensa bere che forse è il più normale, quell'altro che è strabico, l'altro muto, l'inquisitrice che passa il tempo come i pezzenti dentro in mezzo a picchiare i manichini. Io lo guardo come se ce ne fosse bisogno, no? Ci avrà delle stanze private dove allenarsi, ci avrà una palestra. Vorrà fare il cameratismo? No, vuole farsi vedere, fa: oh, sono un'inquisitrice, guarda come picchio i manichini, sono forte. In realtà poi è vero che ci penso, in Inquisition picchiava manichini a destra, ma Cassandra. Cassandra. Difatti, perché se la menava. Perché voleva dimostrare di essere sono forte e dura. E mi taglio i capelli corti perché sono una ribelle. L'inquisitrice li ha ancora più corti di Cassandra. Perché è ancora più una ribelle. Quindi, cioè, non vedo l'utilità nello stare qui. È riposarsi al momento e vedere che caldo che si riposa. Riposarsi e fare scommesse, penso che potremmo ottimizzare il nostro tempo in maniera migliore. Sì, ma non le farei con Sera, mi sembra che sia molto. Appunto, quindi rifermiamoci qua questa sera, ma domani mattina presto ripartiamo. Ma sì, tranquillo, non c'è problema. Sì, non ti perdere con le tue cose, tipo, e poi ti dobbiamo venire a cercare dentro i barili. Solo una volta sono entrato in un barile, una volta, e l'ho anche pagata cara. Appunto, vedi di farti trovare poi domani mattina, mentre stasera vai a giocare con i bambini. Oddio, penso che se la taverna si volta. No. Siamo in missione per salvare il mondo, praticamente, e tu. Vabbè, ti diverti, è giusto prendere un po' di riposo ogni tanto. Divertirsi. Sei più motivato poi. Sì, però domani mattina partiamo. Quindi ma sì. Non far come Katog. Ma no. Potrebbe venire intanto. Ma chi è che lo porta su? Ah, giusto, mi avete chiesto di trovarlo io. Si gira un po' intorno. Io mi sono qui. Tu! Poi interrompe i discorsi. Cioè, c'è una maleducazione dilagante qui a Skyfall. Skyfall, quello che è. Skyfall! Ecco perché c'era 007. No, quello è Skyfall. Spyfall cos'è? Un gioco da tavolo, mi sa. Spyfall era un po' troppo esplicito per 007. Nel trailer c'era lui che cadeva da un ponte, se lo chiamavano Spyfall, era veramente prosaico, cazzo. Fatto sta che fai quello che devi fare, io andrò a riposare visto che qua non c'è niente di utile in tutta questa fortezza. E mi raccomando, sta attento, non sei infinite. Stai attento, non ferirti, perché se dovessi ferirti qui potrebbe andarti malissimo. Va bene, non penso mi dovrei ferire, non si sa mai. Ok, Locandiere, dov'è che si può dormire? Gratis. Ti indica la porta. Stava per indicarti al piano di sopra e poi fa fuori. Vabbè, comunque. Vabbè, fuori. Non è mio, cioè, da lei, che ne non so. Non so, non conosco le regole dell'Inquisizione. In genere non si dorme per strada.
In genere o è vietato? In genere. Dai, cioè avete il falso custode grigio che dorme nelle stalle? Non dorme nelle stalle, ha una stanza sopra le stalle. Che è sempre parte della stalla? No. La stalla è tutto l'edificio? No. Sì? No. So che lei è un taverniere, ma a quanto pare non si intende molto di della... Lei è un elfo con la barba, non se ne intenderà molto di stalle. Sono riuscito a farmi crescere la barba, vuol dire che me ne intendo molto. Vuol dire che è un mago, quindi sicuramente non ha avuto a che fare con le stalle. Già mi sta sul cazzo l'inquisizione, esco. Gli manca una stanza, cioè, poi, una bottiglia di vino, grazie nel frattempo. 5 monete di dirame. Io vado a dormire nella stanza di Cole. Ok. Perché non c'era nessuno, era isolata. C'erano i cuscini, i divani. Aspetto molto pratico della questione. Sì, sì, condivido. Se per caso venite e dice, cosa ci fai nella stanza? È Nuvia. No! Esatto! Anzi, guarda, credo aver visto. Credo aver visto. Una e Vian. Un Evian. L'acqua svizzera. Costa tantissimo. A un certo punto, prima di andare a dormire, senti che ti bussano alla porta. Allo? Sono Blackwall. Ah, salve. Apri la porta, dietro c'è Blackwall. Piacere. Questo al suo amico potrebbe servire. Con tono di ferro funziona. Oh, grazie, che roba, Polvere da sparo. Infatti, mi la carichi sulle palle e accendi. Non si sveglia così. È per la sbronza. Per quando si sveglia o gliela do per fargliela passare in generale? Prima lo vuole sveglio. Ok, non troppo presto. Però va bene. Grazie. Non abbiamo finito poi di parlare, mi ha chiesto qualcosa, ma... Ah, giusto, sì, sa, i giovani. Umarell che prende possesso del suo corpo. Dicevo, ma lei con che custodi grigi è in contatto al momento? I custodi grigi? No, perché giù nel... Oh, come cavolo si chiamava? Dalla fortezza della veglia abbiamo avuto qualche leggero problemino. A parte che siamo ormai rimasti in 4 gatti. Beh, non siamo mai stati molti. Sì, ma proprio pochi, E uno dei nostri l'abbiamo perso. Stiamo cercando di recuperarlo nel Tevinter. Si sono addormentati tutti, si sono risvegliati grazie a noi. È il motivo per cui il mio amico se la tira un po', ma... Tutti quelli che hanno salvato qualcuno ci tengono a farlo sapere. Esatto. E quando li perdono le persone che non ci tengono a ricordarlo? Sì. Lacrimine che gli scende. Un po' di sofferenza nei suoi occhi. Posso rimuoverti la memoria se vuoi. Ci sono, però. Sei nella stanza. Sì, esatto, in cima alla... Dovremmo adesso andare nel Tevinter. Ha dei suggerimenti su un percorso non troppo... Andare nell'Orlé. Beh, l'Orlé, poi dovremmo andare nel Tevinter dopo. Ma prima dell'Orlé. Passando per l'Orlé. Che è di strada. Che è un po' come dire dobbiamo andare in Francia e in Sud America. No, sì, dov'è il Tevinter? Il Tevinter è giù, no? Il Tevinter nord. No, è a nord. È la nazione attaccata dall'altra parte... dell'Orlé. Dobbiamo passare l'Orlé e poi è di strada, è lungo però. È effettivamente di strada perché ora che arrivate alla capitale, poi dalla capitale al Tevinter. Come si chiama la capitale? L'Orlé? Baguette. Val Royeau. Ha dei suggerimenti, qualcosa che stare attento lungo il percorso, visto che in ordine non giriamo da un po'. Beh, non direi troppo in giro che siete custodi. Esatto. L'inquisitrice non l'ha presa bene per quello che hanno fatto. Ne era parso di capire. E ha fatto di tutto perché venissimo banditi dall'Orlè. Pare giusto. Quindi non lo direi in giro. Arrivati nel Tevinter invece. Arrivati nel Tevinter, state attenti ai maghi. Come in qualunque altro stato. E quando te lo porti dietro un mago, che ci fai? Beh, lui sarà l'unico che probabilmente verrà minimamente rispettato. Ok. A parte il fatto di essere un elfo, ovvio. Beh, alla barba gli nascondiamo le orecchie. Potrebbe funzionare. Ma il problema è lui che parla. Oh. Non so se l'ha sentito prima. No. Ma
È uno spettacolo. Capisco. Temo che sia come andare in giro con Sera. Si guarda in giro per controllare che non ci sia. Possibile. Tra l'altro dovrei vederla più tardi. Ha suggerimenti? No. Nel senso di non farlo. Ah, un'esperienza come un'altra. Mi sembra sapere il fatto suo. Sì, non vuol dire che lei sappia il fatto altrui. Non si rende bene conto di quali sono i limiti accettabili. No? No. Che sarebbe male. Va bene. Ah, ragazzi, magari ci rivediamo domattina. E se così non fosse, buon viaggio. Grazie, anche lei. Buonanotte. Si gira. Vicino a Katog. Vabbè, che faccio, glielo? Glielo. Mi apro la bocca. Non mi hanno portato via. Sono ancora lì. Beh, te l'ho portato stanza. Nella stanza. Ah, ok. E tu senti un bruciore terribile allo stomaco e ti svegli facendo... Do una testata. Non lo so. Più forza. Sì, più 6. Quindi... No, più 8. Perché ho... Quanto? 17 di classe armatura ti prende. Cazzo sì, ho 15. Sbam! Un dado da 3 più forza di danno. 2 più 8. No, più 8. Che ha spaccato lo zigomo. 2 più 8, 10, scusa. Cos'era? Brucia! Ma io ti dovevo lasciare inchiappettare dal toro. Cosa? Dito! Una bastonata su quel corno che ti dovrei... Andraste! Sì, tu andraste e io andrasti, cioè... Egli andrei... Ah, però, cos'hai imparato anche a fare le... Quelle... Me le hanno insegnate alcune. Per quello me ne sono andato. Ah, vuoi avere la grammatica? Sì. Senti, ma che... Ho vinto? No. Accidenti. Devo andare a iscrivermi all'Inquisizione. Si dice così, no? Torno dopo. Mi alzo. Non so se... Tanto poi vi seguo, però ho un conto aperto col toro. No, hai un conto aperto con me adesso. Cosa? Mamma che mal di testa. Scusa, mi hai svegliato di soprassalto. E mi... Non so. No, vai. Oh. Tieni, questo dovrebbe aiutare, ti metto giù un otre. C'è dell'acqua dentro e basta. Però quando mi facevo male prima che mi curassi lui mi ci mettevo l'acqua sopra. Quindi... Che male. Fatto. E cosa avevo adesso ti viene in mente al cap? Sì. Locklear che ti dice: se ti ferisci non andare dalle condizioni. Esatto. Condizioni terribili. Sono già tutti a letto? No, sta scendendo la sera. Io vado a cercare qualcuno. Io vado a recuperare una bistecca ghiacciata. Io mi sistemo come se fosse camera mia, cioè tipo, piedi sul divano, vasco. Tu sei lì tranquillo e rilassato. Io? Tu. E senti però qualche cosa nel retro della tua mente che ti dice di stare allerta. Senti una specie di brivido lungo la schiena che ti scorre. Una brutta sensazione. Brivido che scorre. È una sensazione. Pelle, sensazioni troppo belle. Può provare Locklear. Con te, comunque. No, io mi fido dei miei istinti perché mi hanno sempre salvato. Quindi mi metto a sedere e mi guardo intorno attentamente. È una sensazione simile a quella che hai sentito quando siete stati in quella torre a metà tra il mondo e l'oblio. Viene da vicino o guardo fuori dalla finestra? Guardo un po'. Fai una prova di percezione. Non è difficile, a 10. Non ho trovato la finestra. Non ho trovato, non ho trovato la finestra. Ti si gonfia dai piedi.
Se 9 ti piacerebbe, 7. Percezione non è, ah no, quello è più power, uno. Scusa, vero? Fatto 7. Vedi solo un bagliore in lontananza, però probabilmente è stato il riflesso della luna su. Però io mi fido dei miei istinti, quindi mi rimetto gli stivali del capitano e vado a cercare qualcuno, il primo che trovo. Ok. Intanto sì. Katog, la prima guardia che c'è, la prima c'è il toro di ferro. Ah, c'è il toro di ferro. Sera. Che è appoggiato allo spadone. L'aria un po'. Sì, un po' anch'io sono. Devo dire a Blackwell di smetterla. Mamma mia, ma cos'è quella? L'ha andata anche a te? Sì, è fatto con il sangue di Viverna. Mi ha detto che sono andato giù prima io. Di poco. Sarò sincero. La prossima volta. Di poco. Io voglio fare parte della squadra qui. Perché. Baucica, wow, wow. Io voglio fare parte della squadra. C'è un prezzo da pagare. Sono disposto a pagarlo. Dovessi anche dare il sangue, no? Un attimo, mi è venuto in mente l'Eggman e Rotelle. Non so perché. No, per il ciao, chica, bam, 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 chica, perché bam, mi sta simpatica questa cosa dell'inquisizione. Poi devo comunque partire domani con gli amici là, però qui si fanno cose interessanti, quindi volevo. In quella sì. Senti un forte rumore come di un tuono che cade molto vicino e un'onda d'urto che ti spinge un po' più in là. Oh merda. Mi volto. Ti giri verso, esatto, verso verso l'origine dell'onda d'urto del suono. E anche tu che stai nella torre in alto senti questo rumore fortissimo. Sì, io stavo scendendo i camminamenti, che stavo cercando qualcuno. Mentre sei sul camminamento, vedi proprio che è come se si squarciasse la realtà in un punto. Oh, uno squarcio! Ma da quello che ti raccontano è diverso dagli squarci che si erano aperti un anno fa e che si vedevano praticamente da tutto. Chiaro, il Ferelden. Non è verde. È come se fosse nero come la notte più profonda. Alle armi! Alle armi! E vado verso lo squarcio guardandomi intorno per vedere se vedo qualcuno di loro. Allora, in questo momento ci sono Katog insieme a Toro di Ferro. Tu stai scendendo dai camminamenti vicino all'ingresso. Richard è dentro alla taverna. E qua si fa lo squarcio. Io mi volto verso Toro di Ferro e faccio davanti all'ingresso del palazzo principale. Io mi volto verso Toro di Quindi Ferro. Quindi vedo loro. Sì. Sì. E gli dico: a chi ne ammazza di più? Prendo la Katog! Ottimo, più sono grossi più rumore fanno. Sono qui. Sei sobrio? Sì. Uscirà qualcosa da lì, preparati. Mette fuori qualche cosa dallo squarcio. Tipo quello? Mette fuori una zampa gigantesca. È alta come un piano di un palazzo. Ne mette fuori un'altra. Vedete che lo squarcio si sta sempre più strappando. E quello che esce sembra una specie di drago, ma è mezzo putrescente, come se fosse morto da parecchio tempo. E quando mette fuori la terza zampa inizia ad arrampicarsi sul palazzo. In quel momento sentite da dentro un urlo che riconoscete essere la voce dell'inquisitrice, e vedete una vampata di fiamma, una colonna di fiamme che parte verso l'alto, e lei che si lancia verso il drago, e fate l'iniziativa. Posso fare una cosa mentre lei sì. Si lancia, perché sta dicendo... Mi cacco sotto, no. Cioè, Kunari gigante! Quella è la tua arma? Sì! Un di ferro. Lo so, ma io non lo so. E allora allungo le mani e faccio... Fermate questa cosa, devo dormire! Allungo le mani e lancio sull'inquisitrice, su di lui, su Toro di Ferro. E c'è qualcun altro in vista? Ci sono un po' di guardie sparse. E ha un po' di guardie. Telekinetic weapon! Iniziativa. Iniziativa. Per due round, quindi 7, 6, 13. Bam! Stunt, non vale. 14. Poteva essere 16, ma mi sono tolto il focus. 15. Ho fatto bene. 8 più la tua velocità, destrezza. 13. Hai in ascensore.
Toro di ferro fa... Immagino che la specializzazione non ce l'abbiamo ancora. Beh, tu sì, perché non dovevi studiare da qualcuno in particolare. No. E neanche tu in realtà. Io vado in Rage, infatti. Sei in River, sì, dovevi fare... Ma in realtà neanche Richard. Non doveva fare delle robe particolari. 9 e 6 fa 15. Inquisitrice fa 19. Il bestione è probabilmente l'ultimo. Cazzo. Perché fa 8. E in più c'è qualcos'altro. Sentite che si sta ammucchiando della roba che sta per uscire dietro al drago. Che fa 9 e 1, 10. Avete proprio brutta la vedo. Molto bene. Beh, ma se non ci facciamo picchiare noi, facciamo picchiare loro. L'inquisitrice salta verso il drago e gli pianta la spada proprio dritta sul muso. Il drago, vedete che è come se non l'avesse nemmeno percepita, perché si muove, sembra che stia cercando qualche cosa, con l'inquisitrice attaccata che viene sballottata da una parte all'altra. Gli ha fatto un bel buco nella testa. Più 6 danni. Sì, ha un bel buco nella testa. E vedi che probabilmente la tua arma telecinetica l'ha aiutata a entrare ancora più in profondità di quanto avrebbe fatto. Però sembra che il drago comunque non l'abbia sentita. Cosa diavolo è questo coso? L'ho clear. Cosa diavolo è questo coso? Sei a una trentina di metri dal drago. Nessuno mi risponde? Beh, ma sono fai. Stanno andando tutti a caricare verso il drago. Nessuno ti sta cagando. Nessuno mi sta cagando? E allora io mi avvicino con la minor. No, la minor è ready, se voglio fare ready, no? Esatto. Sì. E allora... E non ti puoi muovere, però, se fai la cosa. A meno che non ti muovi con la major. Però poi non puoi fare la major, esatto, per fare ready. Quindi faccio ready, action, quando si muove qualcosa. Anzi, no, ritardo l'azione. Che fare ready? Sì. No, ready non è prepararla per intercettare qualcosa. Non c'è ritardare l'azione in Dragon Age. Già sono andato ready. Faccio ready e quando faccio ready. Quando però dopo che faccio ready c'ho solo l'action. Sì. Non c'ho anche la minor. No, hai solo l'action però. Io voglio ritardare l'iniziativa proprio. Ti sposti definitivamente. Voglio agire dosso. Ah, sì. si può fare. Ah, sì, vuoi sì, ritardare l'iniziativa. Voglio agire in contemporanea con il mostro. Ok. Toro di ferro si scaglia con lo spadone verso il drago. Che merda però. È più 11 fa di solito colpire 17 18, quindi colpire lo colpisce. Penso anche più di 11 e ha fatto uno 83, però gli costa di meno il piercing perché fa la telecinetica, arma telecinetica, e gli fa più 15 3, 40, 35 danni, no 25 danni. Quindi gli stacca un bel pezzo, però lo ignora completamente. Sì. Sembra che sia comunque... Cos'è una prova di conoscenze, qualcosa? Magia. Ma... Se hai necromanzia o entropia... Non ho necromanzia, però ho fatto stunt da 6 e ho fatto 20. Ok. Da come è ridotto sembra un arcidemone, però un arcidemone avrebbe sentito la ferita. Gli arcidemoni però sono... Però un arcidemone può essere ucciso solo da un custode grigio. Sì, ma non ferito. Ok. Gli arcidemoni comunque sentono il dolore, sì, sono vivi, sono corrotti, quindi sembra che stiano cadendo a pezzi, ma sono vivi. Questo ti sembra che sia un arcidemone che è già stato ucciso e che è stato riportato in vita. Buongiorno. Ovviamente dentro non c'è lo spirito dell'antico dio. So cosa dio, può quindi... essere vulnerabile o... In realtà sai che è vulnerabile, solo che non percepisce il dolore, quindi non... Che diavolo è questo aggeggio? Che ci fa qui? Perché c'è un arcidemone non morto in mezzo al castello dell'Inquisizione? Non mi risponde nessuno di nuovo. Non c'è nessuno che abbia delle conoscenze vicino a te, se dall'altro lato... Strillando. Sì, ma in mezzo c'è un drago che sta spaccando. Ah, è in mezzo? Eh sì, tu arrivavi da qua, qua c'è il drago... In mezzo, ah, quindi loro sono dalla parte opposta? Sì, li vedevi. Allora mi sono imboscato, a fare le cose, ok. Però sei dall'altro lato del cortile. Oh cazzo. Katog.
Il toro di ferro si sta praticamente arrampicando con lo spadone, facendosi strada nelle carni del drago. La bava mi sale alla bocca. Io combatto i postumi della sbronza con un impeto di rabbia enorme. Questo perché toro di ferro non può rubarmi la scena anche qui. Devo essere più bravo. E vado in rage. Dopodiché carico. Aspettate, ho un'ottima idea. Tu inizi a caricare. Senti, dimmi, quanto faccio in più con le le cinetiche? Più 6 danni. Danni. Più 6 danni, ok. Il PS Armor ti costa un service pack. Un service pack. Sono window. Che bello. Oh. Abbiamo le miniature. Il Bullfrog. Oh, possiamo fare due conari con i due Yoda? Ah no, e allora no, è più bello così. No, uffa! No, devo essere quello più perché piccolo. Sei più piccolo. Cazzo, ma io lascia, è la mia, anche lui lascia. Che tristezza. Vai, carica. Mi manca il drago. Aspetta, uno è qui. Metti l'inquisitrice, no, l'inquisitrice è sopra. Anche lui. Lui è tipo qua. È difficile. Non è molto radiofonico, però. Voi intanto io faccio. Ok. Perché? Però hai fermati tu. Sì. Stand a 6. Penso di averlo colpito perché ho fatto 12, 20 e passa lì. Ok? Stand a 6. Molto bene. Allora, stand a 6. Con uno faccio Pierce Armor senza passare la via. Con uno faccio. Aspetta un attimo, perché io pago uno di meno tutto. Tutto? Sì, tutto. Anche la birra. Paga uno in meno. Non si sa cosa, ma meno. Allora, mi sono dimenticato di tirare per le telekinetic. Allora, faccio Pierce Armor. Mighty Blow. Spero di recuperare la mano. Speravo di fare stunt. Defensive Stance. E Lightning Attack. Quindi c'è il secondo colpo? Sì. Intanto tiro il primo. Danno. No, questo non lo ritiro. Allora, 6, 3, 9, 3, 12, più 9. Dipende, questo è un demone demonoso? No. Perfetto. Allora faccio... È un cadavere. Ottimo. Allora, niente, faccio più 9, più 5. 6. Più 6. Quindi, 15 più 12. 27. 27, il primo colpo è andato meglio. Ma adesso faccio il secondo attacco. Ho fatto più danni di. Ah no, aspetta, oh! Ho fatto due danni in più di toro di ferro. Ho fatto Mighty Blow. Quindi ho fatto. 6 danni. 6 danni, sei danni in più di toro di ferro. E ho fatto Pierce Armor. Secondo attacco. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 più 9. 11 più 9. 20. Colpisco? 20. Colpisco con 20. Ok. Non mi piace, lo ritiro. Ma tutti sotto la coda. 9. Pardon. 9 più 9, 18. Senza Pierce Armor. Gli sono arrivato sotto alla zampa, esattamente dove mi hai messo sotto al garretto, e come il nano di Golden Axe, destra-sinistra, sinistra-destra, cercando di tagliargli il tendine. Richard! Tu ti affacci alla taverna e vedi che c'è un drago che sta scalando il palazzo dell'Inquisizione. Tiro fuori l'arco. Scusami, io non mi avvicinerò mai. Io ho fatto due danni in più, sono in rage. Giusto per, sapete, buttarli via. Non mi avvicinerò mai. Quindi, tirando fuori l'arco, una bella frecciata. Che tanto non gli faccio una pifra di danno. Stunt da 4 e colpisco. Uh, 16. Prenderlo l'hai preso. Ah, che bel tiro. Faccio Pierce che mi costa 1. Lo prendo con un 8 danni. Quanti, no? E mi rimangono 3 stunt. Con Pierce la dimezzi, vero? Sì. Pierce, sì.
Ti costa zero Pierce poi, eh? No, a me no, perché non l'hai fatto su di me. Ah, giusto. Perché via. Purtroppo, e faccio un lightning attack. Dai, che ci sono. Si può fare con l'arco? Sì, devi avere le munizioni a portata. C'è proprio scritto. Vabbè, sì. Ui, potrebbe essere. Beh, non potrebbe essere uno stante. No, non puoi fare stante. Dai, vero, secondo certo. Purtroppo. Se. No. No. Quanto prendi? Prendo la 12. No. Cioè, no. Domanda, la prima. Quel danno che gli ha fatto, la prima freccia, rimbalza o si pianta? No, si pianta, non tantissimo, ma si pianta. 8 danni. Giusto per capire se ha armatura più di 8. Sì. Sì, ha armatura più di 8, ma lui gli ha dimezzata con Pierce. Quindi qualcosina passa. Esatto. E Ghisbiglio. No, io non voglio. In quella esce anche l'ultima cosa che si stava agitando dietro allo squarcio. E un ogre. Come? E un ogre? Esce dallo squarcio. E è un prole oscura come quelli che avete visto nelle vostre avventure, ma ha quegli strani tentacoli di oscurità che avevano quelli dell'ultima notte. E l'ogre si avventa su la prima cosa che trova. Che è Katog. Come here. Wilson ci dice che forse il link è sbagliato. Il link sì, perché il video di YouTube. Ma l'ogre è 10 minuti prima del drago, quindi. Eh? Agisce prima del drago. E ti dà una smadonnata in faccia con una mazza gigante. Molte grazie. Ah, mi sa che non mi prende. Forse. Sono 8, 17. Sì, mi sa che mi prende. E ti fa 11 e 9, 20 danni. Meno 6, fa 16, 14. Però non ha fatto stunt bonus, quindi pace. Però... devi... Ah no, questo mi dice che usa... Basta. Ok. Basta. Non ha fatto stunt point, quindi tocca al drago e allo clear in contemporanea. Io voglio chiederti. Io in ritardo di un secondo per vedere cosa fa il drago. Io voglio chiederti sì. Di considerare che il drago abbia la zampa sollevata, una delle quattro zampe sollevate a terra, perché io con entrambi i colpi la spostavo di 2 metri. Okay. Che non si, sicuramente non posso spostare il drago, però magari gli ho dato abbastanza. Io comunque urlo. A 3 punti d'appoggio. Mi sentono se urlo, che io sappia. Sì, prima forse ti hanno sì. Sentito. Urlo. Concentratevi su quello più grosso, sul drago, ci penso io all'ogre. Soffro. Il drago mezzo morto, vedi che continua a scalare il palazzo. Tu puoi scegliere se cercare di attaccarti e sì, seguirlo. Assolutamente sì. Ok, quindi rimani io attaccato. Io ascolto lo clear, quindi. E sale sul palazzo, siete praticamente sul tetto, e vedi che sta cercando di entrare in un'ala della fortezza dove voi non siete stati e non sapete che cosa ci sia sotto, ma sta cercando di spaccare il soffitto di quella zona per entrare all'interno. Io e lo clear guardo l'ogre e gli faccio: tu non puoi passare. E di lancio force field da più 3 round. Vediamo se ci riesco. Sto di stunt! Maledetti! Di 9 più 15, 24 mana. Ma hai fatto bene perché... Eh sì. Ma prima di farlo, scusa, con la minor... Sì... Prendo un pugnale, mi taglio la mano, mi concentro sul sangue che inizia a scorrere e attivo la Blood Magic. Quindi invece di un dado 6, ma 2 punti ferita e 2 mani in meno. Non c'è mai una donna quando la cerchi.
Non c'è mai una, non c'è mai una trentina di dollari. Avvicinare un po', perché ti avevo detto che eri a 30 metri da loro e questo è fino a 25 metri. Ok. Sì, suonava malissimo. Mi pugnava la mano, non c'è mai una donna quando la cerchi. Quindi consumo 2 di mana e uso la minor per avvicinarmi. Abbiamo qua. Sì, ti bastano 5 metri. Giusto? Io mi avvicino un po' di più. Quindi ora dell'ogre pesa il drago. Adesso che gli hai fatto il force field non possiamo colpire lui. Ma tutte le guardie si possono. L'ogre dovete ignorarlo. Dovete picchiare il drago. L'hai fatto sull'ogre. Sì, sì, sì. Ok. No, sul drago immaginavo già l'inquisitrice e l'altro facendo pam pam pam. Oh che palle, si giravano verso di me e mi rompevano le scatole. Ancora l'inquisitrice allunga, vede che è uscito un altro bestione da dietro. Poi faccio un posa plastica, faccio così. Ok. Vede che è uscito un altro bestione da dietro lo squarcio e allunga la mano, vedete che si illumina di verde la sua mano e lo squarcio si inizia a chiudere. Ma perde la concentrazione e lo squarcio si riapre. E potrebbe uscire qualcos'altro. Sega! No, un altro force field. Lo so. Più 20 mana. E intanto toro di ferro. Yeah, colpire lo colpisce. 4 stunt. E ha fatto 4 stunt. Mighty blow. Così. 11, 14, 19, più 11, 30 danni. Più 6. Più 6. 36. Beh, prima gli ho fatto di più. Cosa stai cercando di fare? Vuoi guardare una pagina sul manuale? E dimmelo, no? Tan 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 tan. E il drago sta facendo Mission Impossible per entrare a prendere chissà cosa. Cacatog. No, aspetta, così porta male. Grazie. Ascolto, così tanto clear che anche quello che ha detto Roberto in trasmissione mi sembra giusto. Non è vero che porta male. Oh, vedi? Ho fatto anche un bello 85. Quindi, di nuovo, faccio defensive stand. Perché vuoi fare gli stand? Io che spendo mana, no. Allora, faccio... vediamo. Vabbè, sicuramente Pierce Armor, sicuramente Mighty Blow, e ho speso in tutto 2. Me ne mancano 2. Faccio... no, non faccio defensive stance, sono in rage. Faccio knock prone. Come faccio drago a fare knock prone sul drago? No, non penso che sia immune. Magari lo schianti sul palazzo, gli fai perdere un attimo mentre si arrampica. No, no. Sai cosa ti dico a sto perché punto? Perché no? Faccio, perché non lo puoi buttare a terra un drago. Ah, immune proprio? No, di taglia. Allora facciamo una cosa, faccio Mighty Blow, cioè faccio Pierce Armor senza Mighty Blow e Lightning Attack. Tiro più dadi. Allora. Sì, questo lo tengo. Con Pierce Armor ho fatto 6, 11, 13, 13 e 9. 22. 22 più 6. 28. 28. Col primo ho fatto 28. Col secondo vediamo se colpisco. Oddio, non lo so. Ho 17. Fatto 17. Sì, preso. Molto bene. Comanda uno. No, non c'è perché. No, dai, non c'è. Io gli tirerei. Sì, dai. Sì. 4-2-2. Infatti. 4-4-2. Ho fatto 8, 9, 10 e 9, 19. E 6. E 6. 25, però non c'era il Pierce. Non c'era il Pierce. No. 25. Telekinetic Weapon. Sono 4 spell di fila per pia quella merda che a me non serve a niente. Minchia, no, è bellissimo. In realtà stai facendo più danno tu che gli altri. Attacco, tra l'altro, in teoria c'è il backstab che si basa sul io faccio un tiro di stealth e lui uno di percezione. Però qui non so come possa percepirmi a me. No, più che altro non mi sta percependo praticamente. Sta quindi dritto verso altri 2 danni, di nuovo, sono in rage. Quindi è backstab diretto. Però backstab è anche a distanza? Sì. Ok. Non posso fargli il dirti, però questo in teoria sì. Dunque, comunque sarebbero 18 con uno stunt da 5. Mm-hmm. E lo stunt lo usi? Yes. Per uno ovviamente è la...
Pierce. Me ne rimangono 4 e beh, di voi che non sapete come spendere i punti standard. Come minor ho fatto press the attack, che è la stessa cosa che ho fatto il round prima in pratica, ovvero se lui si sposta io lo seguo. Ce la puoi fare? Faccio un mighty. Sì. Mighty. No, non lightning e basta, e rapid reload. Ok. Ah, giusto. Devo tirarne 3 allora. Oh, wow, wow. Sei proprio forte. 12. Lui ci prova e si applica. Non è neanche andata male, cioè. Però, secondo attack. Ah, meglio. Secondo attack, comunque faccio 16. E stavolta è andata meglio, che sono 14. Hai tirato un dado in meno e hai fatto di più. Sì. Però non ha Pierce questo qua. Quindi in realtà hai fatto di meno. Oh. Non è possibile. Io sono Sega in combattimento, 10 sono Sega. L'ogre non può fare niente, lo clear e il drago, che però lo clear aveva aspettato un secondo dopo il drago, sì. Quindi tocca prima al drago, che... Cioè il mio secondo era inteso perché se tipo lancia di sotto l'inquisitrice, io volevo tirarle tipo un force field mentre stava precipitando. Ma che carino! Almeno poi paga. Ah, ok. Che carino! Cioè tu pensi che io sia un guaritore perché voglio guarire la gente? No, perché è il modo per guadagnare più soldi. Vabbè. Il drago... Con le zampe e con il muso riesce a sfondare il tetto e la coda la fa andare un po' a caso. La fa andare un po' a Katog. Un po' a Katog, 16. Sì, prego. Sono 13 danni. Meno 6. No, ho bisogno di una bomba. Io neanche e li sento. Prova a buttarti a terra con Knock Prone, che può fare gratis. Perché in realtà lei genera un punto stunt, anche se non fa punti stunt. Hai detto 13, 16? 13. 13, meno 6, 7, 7, 7, 14, 21, ok. Ok. Sei bellissimo quando fai i conti. E io che devo fare contro il knock prone? Non lo so, mi ricordo. Ah, scusa. Knock prone. Minor action per tornare in piedi, mi sembra. Ah, una roba del genere, sì. Hanno un più uno ad attaccarti. Nessun problema. Ottimo. Lo clear. Passato un round. Lo clear mentre tiene la mano concentrata sul force field. Guarda in alto. Fa, devo fare tutto io. Alzo l'altra mano e lancio Mass Rejuvenation su di me. Su... Quanti sono loro? Non su Toro di Ferro. No, sì, non lo so. Io sono l'unico che le ha prese. Perché allora 1, 2, 3, 4, 5 mi costerebbe 35 mana. Troppo. L'unico ferito finora è lui, eh. Sì, lo so, ma vabbè, allora lancio un solo rejuvenate su di lui. Prima però mi taglio. Ok. Come sei emo. Madonna. Oh. Sei. 6 danni e uso 5 di mana per fare rejuvenation. Quindi ti curo di 5. Ottimo, grazie. Per altri 6 round. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E faccio la prova però prima, aspetta. Si stan di merda. Ce l'ho fatta. Guarda, gli stan escono quasi mai. Mentre tu curi Katog praticamente e basta, un fulmine cade dall'alto colpendo il drago e bruciandolo praticamente sul posto, perché gli erano rimasti anche pochi punti ferita in realtà. Non si capiva perché, non sentendo dolore, lui andava avanti, sì, a macchina, ma in realtà era quasi morto. Viene colpito dal fulmine e vedi che c'è il mago con cui hai parlato prima, Dorian, in bella posa sul tetto, mentre io sono così con due incantesimi, uno per mano. In questo momento sto pensando a Shazam come posa. Shazam. Esatto, proprio. Oh no. Io mi ricordo di, come si chiama, Adam. Black Adam. Black Adam, esatto. Beh, hai capito.
quello è proprio gnecco. E l'ogre, vedete che sembra diventare meno potente all'interno del tuo campo di forza adesso che il drago è morto. Più che altro l'inquisitrice è riuscita a chiudere il... Alla buon'ora. Non lo dico altra voce. Cioè, alla buon'ora, no? Lo dico alta voce. Non è il tuo lavoro? Rimane solo l'ogre. Io mi volto. E quanto sono in alto? Toro di ferro, vedi che sta scendendo perché comunque sono 15 metri di palazzo che avete scalato. Ditemi quando siete pronti. Toro di ferro scivola di sotto. Io per farmi figo voglio saltare. Sono 15 metri, cosa saranno mai? Voglio saltare, non so neanche come funzionano i danni da caduta, probabilmente muoio. Voglio saltare e finire direttamente in capa all'ogre. A cui tanto non puoi fare niente. Ma non lo so, come al solito, mazziandolo, ancora capito? Mazziandolo con l'ascia. Ok. Quanto male ti fai? Anche perché stai colpendo una cosa invulnerabile. Sì, è come se di slancio stessi colpendo un diamante. L'anello, come Gimli quando lancia l'anello. Ma io non lo so. Bella scelta. Ok. Sono ubriaco. Fai in una range. Prova di destrezza. CD 15, una per ogni metro di altezza del corpo. Fallita. Troia, cosa stai tirando? Vale, ma è tu una per ogni metro. No, era un punto di difficoltà per ogni metro. Ah, ok, perfetto, sì, ho fallito miseramente. Ok, di quanto? Di troppo. Aspetta, avevo fatto 3, 1, 2, tipo 3, 1 e 2 è 6. 6 più destrezza, sì. 6 più 3, 9. No. Di 6. Di 6. Sono 8. Meno male, è andato di culo. E 8, 16 danni. Ovviamente, come si dice, l'armatura qua non fa un cazzo. No, anzi, in teoria ti fa più male quasi. E su questo scivolone di Katog, io ho dato un colpo perfetto all'ogre. Chiudiamo la puntata. Cioè, è ancora invulnerabile. Devi avvisarmi. L'ho imparato dal demone. Ma dico, ti devi avvisare. Maledetti incantesimi di Pronoscura. E la prossima puntata inizierà in media stress con il combattimento a Skyhold. A Skyfall. Salutiamo Manto che parte. Ed era ciao Manto, ed era dietro al microfono insieme a Roberto De Luca, Claudio Custorino e Claudio Serena. Quello che avete ascoltato finora era Fumble. Fumble è il podcast di giochi di ruolo di QWERTY.it, che è il network di podcast più figo del mondo e della storia. E della storia d'Italia soprattutto. Sì. Perché della storia sì, ma d'Italia ancora di più. In particolare. Le cose importanti da dire a fine puntata sono che trovate tutto quello che vi serve di Fumble su fumblegdr.it e su QWERTY.it, dove trovate anche gli altri nostri podcast. Fumble lo trovate anche su YouTube e tra un paio di giorni sarà online la puntata con la webcam figa che rimontiamo dopo. Si è registrato. Sta registrando. Avevi detto anche l'altra volta. Zitto. Zitto. L'ultima volta ha registrato ma storto. Altra cosa molto importante: il 7 maggio facciamo il corso di podcast qua all'Open a Milano. Partecipate, iscrivetevi. Potete partecipare. La quota sono 135 euro. Potete regalarlo a degli amici. Potete partecipare. Quanto dura? Una giornata. Dovrebbero essere 6 ore in tutto. Con prova dietro i microfoni. Fantastico. Vi spiegheremo un po' come si pensa un podcast, come si distribuisce un podcast, come si registra un podcast e poi proviamo a fare qualche cosa insieme a voi. L'altra cosa importante da dire è che Fumble lo potete sentire su iTunes, dove ci dovete lasciare delle recensioni e delle votazioni 5 stelle se non l'avete ancora fatto, e su Spreaker. E grazie se l'avete fatto. Su Spreaker trovate anche la chat che vi invitiamo a usare mentre facciamo la diretta al posto di Twitter. Potete comunque usare Twitter, tanto in qualche modo lo leggiamo lo stesso anche durante la puntata, e soprattutto quello funziona molto bene in settimana ed è @FumbleGDR. @FumbleGDR, parleremo anche di come quel gioco. Esatto. Volete scriverci lì? E la prossima puntata uscirà brevissimo. Sì. La stiamo montando in questo momento, cioè non in questo istante, però. È per quello che siamo distratti mentre giochiamo. Metallo. E se vi è piaciuta questa puntata, andate a comprare il gioco di Dragon Age.
Se vi piace l'ambientazione, comprate i videogiochi se non l'avete fatto, perché meritano tutti. A prescindere dal fatto che allora, comprate i videogiochi o l'ambientazione, passate al link che c'è sulla pagina di Fumble GDR. In questo modo, una parte di quello che spendete arriva a noi invece che ad Amazon. E voi se vi piacciono i videogiochi di Dragon Age, fate l'1 e il 3 che piacciono a me e il 2 che piace a Claudio. A me piacciono tutti e tre. Non è che mi piace il 2 e basta, mi piacciono tutti. A me piace l'1 e il 3. Il 2 è come Terminator 3. No. Terminator 3 è stato cancellato. Aspetta, hanno fatto un telefilm apposta per Terminator 3 non ha la storia migliore di tutti i Terminator, quindi non si può. No, però c'ha la protagonista forse. Neanche. No. Beh, una gran gnocca la tipa. Vabbè, ok. Capito, è applicabile a qualsiasi cosa. Ma infatti quello si dice, dai, su. No. Com'è simpatica? Per farmi no, italiano non meglio. Funziona, non funziona. Scopare. È la guardia di Temes quella. forse in le guardie di Temes hanno apprezzato molto Terminator 3. Sì, sicuramente, probabilmente sì, ah, perché ma che è quella bionda. Noi ci sentiamo settimana prossima con Vampiri, ma il 4 maggio facciamo la puntata speciale di Guerra Stellare. May the Fourth be with you. May the Fourth. Ma cosa giochiamo? Con che sistema? Star Wars. Star Wars, okay. Guerra Stellare, giochiamo con Star Wars. A settimana prossima. Ciao. Bizzis.